Buonasera, telespettatrici e telespettatori, amiche ed amici collezioniste e collezionisti. Dalle 21 alle 24, l'ultimo mercoledì del mese, come tutti saprete, è dedicato alle proposte tutte calmierate sotto i 3.000 euro. Per cui una ghiotta occasione per chi magari fa anche dell'investimento, del rapporto qualità-prezzo, una delle discriminanti privilegiate nella sua scelta è certamente la sera nella quale battere un colpo, nella quale aggiungere una perla alla propria collezione. Vedrete tante novità molto interessanti. Domenica scorsa è stata una domenica straordinaria. Cerchiamo di mantenere il ritmo anche questa sera. Ci sono 4-5 opere davvero molto, molto significative. Parleremo di XIX secolo, abbiamo tre città a partire da Napoli, salutiamo Napoli, salutiamo l'architetto che è a Roma questa sera, domattina sarà da Fabrizio e da Mamma Maria che salutiamo, è stato questa sera da due coniugi, da due dottori che ugualmente salutiamo, a Lucera nel pomeriggio, insomma è sceso lungo l'Adriatica e questa sera siamo a Roma, domani consegneremo a Roma. 21-20-19, Napoli, Milano, Venezia. Tre vedute del XIX secolo, siamo nella parte finale dell'Ottocento, significative per innanzitutto i luoghi che raffigurano, a partire dalla costiera napoletana, la chiesa di Santo Stefano, il Duomo e il laghetto vicino al Duomo a Milano, Palazzo Ducale e la Basilica di San Marco a Venezia, per cui parleremo di Grand Tour nel XIX secolo come naturalmente l'Arco di Giano e quel Cristo e la Samaritana, rispettivamente del 700 e del 600, ci introdurranno alla stagione dell'Alta Epoca. Deliziosissimo questo tavolinetto, laccato con una serie di decori floreali, anche il vetro. L'ho acquisito proprio 2 giorni fa qui in una bella casa di Milano. La signora aveva posizionato un vetro proprio per, diciamo, proteggere la superficie lignea laccata. Voi avete la scelta, spero si veda, lo riflette, altrimenti lo toglieremo poi Dario questo vetro, in modo bene o non benissimo, lo useremo lì da parte, poi chi lo volesse naturalmente. Solo il vetro 300 euro, noi lo vendiamo a 1200 euro. La signora sagomare il vetro con tutti gli appoggini, aveva speso 300 euro, noi a 1200 euro, tavolino del XIX secolo, delizioso, con cassetto e tre scomparti all'interno, funziona anche la serratura e la chiave, per cui preciso, preciso, preciso. Poi, gioiellino da collezione, questo marmo, è un marmo zuccherino, cioè è una qualità marmorea di questa pietra dove si vedono proprio i cristalli, per cui è detto zuccherino, non so se si riescano a percepire televisivamente, soggetto delizioso con questo volatile che sta per sfamare la propria nidiata, mentre un serpente sembra accorrere scivolando attraverso questa vegetazione quasi a competere per il boccone che sta appunto portando. Poi la pittura sotto vetro del XVIII secolo e poi una favola, e qui vi voglio subito presenti, amici telespettatori, questa natura morta floreale, favolosa, bella di materia, cornice antica, ricca dal punto di vista botanico. Vi do subito le misure perché chiunque di voi questa sera desiderasse aggiungere alla propria collezione una natura morta lombarda del 600, dimensione ideale, non ometta di chiamarci per confermare questo vaso istoriato con rose, garofani e altri fiori a 3.000 euro. Ne vale 1.000 la cornice antica originale. Guardate la qualità pittorica di questa natura morta dell'ambito di Margherita Caffi, pittrice che appartiene a una famiglia, tra l'altro, proprio di pittori di fiori. Dal tocco molto veloce, rapido. Guardate questa rosellina,
con tutte le morbidezze dei petali, la corolla, che quasi appunto, per quanto concerne il bulbo del fiore, sembra emergere dalle foglie che fanno da fondo. E tutto si stacca dall'oscuro, dal fondo oscuro, che è una delle prerogative della natura imposta del XVIII, e meglio ancora del XVII secolo, di stampo caravaggesco. Per cui Margherita Caffi avrà tre fasi, una cremonese, milanese, piacentina, e in tutte evidenzierà questo attento naturalismo. Guardate la capacità di tocco, per cui collezionare vuol dire seguire dei filoni. Possono essere filoni tematici, possono essere filoni temporali, la pittura del Seicento, la pittura rinascimentale, la stagione neoclassica, oppure scegliere quello che il cuore vi suggerisce. Qualora non abbiate in collezione una natura morta floreale, è giunta l'ora di chiamarci 02 29 52 90 57. Tra l'altro, signori, questo è un quadro da 6.000 euro, non da 3.000 euro. Io mi metto qui vicino in modo tale che percepiate anche la misura, perché televisivamente è facile talvolta non avere idea di quanto misurino i dipinti, o in difetto o in eccesso. Questa è una bella tela, cornice antica a 3.000 euro. Nel 600, nel 700, la scuola piemontese. Non perdetela, è un quadro da 6-7.000 euro in una mostra. È inutile che vi ricordi che state davvero usufruendo di grandi agevolazioni date anche dal contingente periodo storico, che appunto non ci consente di presentare le opere alle rassegne antiquarie alle quali solitamente Ars Antiqua partecipa, e che invece questa sera, tra l'altro, novità mai state sul mercato. Credetemi, per presentare a 3.000 euro una natura morta del 600 di questo fascino, il lavoro di scouting, di ricerca, è molto molto difficoltoso, laborioso. Salutiamo anche mamma Michelina, che ci guarda da Lucera. Siamo in diretta. Complimenti all'amico professor Natale, che ha acquisito un magnifico dipinto con San Giovannino e il Bambin Gesù, magnifica opera che proveniva dalla stessa collezione di un altro sipario, e dalla quale collezione... Allora, siamo fermi perché credo che difficilmente i nostri amici, già arrivano le chiamate, perderanno una delle due nature morte. Il XVIII secolo, Rococò, più lezioso, il XVII secolo di Margherita Caffi, più forte, più potente, come appunto il secolo d'oro, il 600, lo è per la pittura spagnola, ma lo è anche naturalmente per la stagione della natura morta. Spostiamoci dall'altra parte del sipario, andiamo subito a vedere il numero 10 e il numero 8 in diretta. Buonasera, gli amici già ci chiamano. Al numero... Allora, siamo al numero 10. Orazione del Cristo nell'orto con l'angelo appunto che scende dal cielo portando il calice eucaristico al Cristo. Mentre alla base del monte abbiamo i tre apostoli, San Giovanni, San Pietro e San Giacomo. Quadro di grande impatto, di grande fascino, che evidenzia una cultura tardo-manierista di base romana, richiami
naturalmente Michelangeleschi e Raffaelleschi. Michelangeleschi lo vedremo per l'angelo che si trova nella parte superiore, ricorda molto gli angeli demoni del Giudizio Universale nella Cappella Sistina di Michelangelo, come invece l'idea di questo primo piano dove gli apostoli sono abbandonati al sonno, alla notte, è una derivazione appunto dall'idea raffaellesca della trasfigurazione. Si percepiscono sullo sfondo i centurioni romani guidati da Giuda, questo manipolo di soldati che stanno sopraggiungendo a catturare Cristo. Quadro di grande fascino, soggetto che ricorre in diversi maestri, quali Marcello Venusti, Girolamo da Carpi, Taddeo Zuccari, Giulio Campi. Misura 80x65, cornice in stile, ecco, l'ho lasciata appositamente gessata. Abbiamo la parte lignea, poi viene gessata e poi viene portata la doratura, si può scegliere, siccome l'abbiamo appena acquisito, non volevo che mancasse a questo appuntamento, termineremo la doratura probabilmente con un doppio ordine di oro e un listero nero al centro per appunto oro nero conferire particolare eleganza alla cornice. Siamo in diretta, scuola quindi da circoscrivere all'Italia centrale. Dario, andiamo sull'altra linea, quadro di grande fascino al numero 10, quadro che suggerisco a molti dei nostri telespettatori, dei nostri amici. Buonasera Mimmo, Carla, Emiliano, questo è un bel quadro per esempio per la vostra collezione. Guardate il volto di Cristo che riceve il calice che allude alla passione, mentre l'altra mano dell'angelo indica Dio Padre Onnipotente, appunto il compiersi della parabola del Vangelo, di ciò che appunto le Sacre Scritture, Luca in particolare, citavano. E tant'è che Cristo rivolge queste parole: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Quadro di grande fascino, di ambito romano, della seconda metà del XVI secolo, novità, anche questo viene da una collezione milanese, a 3.000 euro. Spostiamoci ora a visionare altre due gemme, altre due novità. Guardate questo bozzetto al numero 8. Raffigura San Giovanni Evangelista. Questa sera San Giovanni Evangelista lo proponiamo in questo pennacchio, in questo bozzetto della seconda metà del Settecento, sicuramente preparatorio per un affresco, uno dei pennacchi. I quattro pennacchi sono quei triangoli che sostanzialmente si trovano sotto la cupola dove venivano collocati gli apostoli, per cui è sotto il tamburo. Spero abbiate presente la cupola al centro tra la navata e il transetto, vi è la cupola e spesso i quattro evangelisti che vedete guardano verso l'alto. Entriamo a osservare il fascino di questo maestro a cavallo tra rococò e neoclassicismo, direi 1760-80, probabilmente di scuola lombarda, certamente preparatorio di un affresco di una grande chiesa, per cui qui avete l'opportunità di fare anche la scoperta, molti dei nostri telespettatori, salutiamo l'amico Paride e signora De Anne che hanno accresciuto la loro magnifica raccolta con due gioielli da Grand Tour. Al numero 8 lo studio di pennacchio per una cupola con San Giovanni Evangelista, misura 49x55. A 2.200 euro. I nostri telefoni stanno già infuocandosi. Paolino, forse devi andare anche tu. No, abbiamo Riccardo. Buonasera Riccardo, caro. Ah, la natura morta. Bravo Ricchi, anche perché a Castello Sforzesco ci sono. Questa, te lo dico io, cosa ha addocchiato Riccardo. Ricchi viene da una collezione con i fiocchi. Bella la misura, è un quadro da 6-7.000 euro.
Bravo Riccardo che è con noi. Questa sicuramente mi intende, non ho alcun dubbio, bella materica con cornice, l'ho presa io l'altro giorno, ieri Ricky, con una super collezione, è del 600, te la faccio vedere bene. È antica, ma mon amour, è antica. Guarda che bella. Ricky, gran quadro, cornice antica, a posto, già al telaio. Tu che hai una bella collezione di nature morte. Signori, questo è un quadro da 6-7 mila euro. Attenzione, attenzione. Guardate la ricchezza botanica. Guardate lo staccarsi dei colori dal fondo. Signora, questa è la serata. È la serata che avete una volta al mese, eh? Noi mettiamo via queste opere proprio per dar credito. Questo è un quadro che altrimenti vedreste a 5-6 mila euro. Per cui approfittatene. Natale una volta solo all'anno, questa sera è Natale, bellissima. Da mostra, immaginatela su un comò, su un cassettone. Bravo Ricky, velocissimo. Non mi ha fatto finire neanche il giro. Bravo Riccardo. Allora, quadro da 6-7 mila. Bravo, bravo Ricky. Tra l'altro la Caffi è documentata in molte delle più importanti collezioni lombarde. Vedrai che bella, dal vero. La mettiamo subito da parte. Allora, andiamo, Dario, questa sera siamo già molto carichi, bene, bene, bene. Speriamo ci sia Mimmo a casa, allora, al quale indico il Cristo nell'orto del Getsemani, perché tra l'altro ha dei colori che si legano molto bene con la collezione che sta realizzando. Bel formato, bella misura, guarda la meraviglia di quest'angelo. E poi il senso della luce notturna, il notturno adesso vedremo tra pochissimo dalla regia i riferimenti appena Dario lascerà i nostri telespettatori. Guarda San Paolo che ha la spada collocata proprio sulla sua veste gialla, magnifici colori, il giallo ocra, il rosso del San Giovanni Evangelista che sono profondamente addormentati, per cui questo maestro della seconda metà del Cinquecento, signori, stiamo parlando di un dipinto che ha quasi 500 anni. Guarda questa parte qui, al chiaro di lume. Questa la vedi poi di persona a casa? Antonio dalla Sicilia, se ci sei batti un colpo, dei bei dipinti questa sera anche per te. Saremo in Sicilia e in Sardegna, buonasera al dottor Giuseppe, spero e credo proprio di venire di persona settimana prossima in Sicilia e in Sardegna. Salutiamo anche gli amici di Cagliari, perché vorrei fare un bel giro, devo andare in Toscana, poi o Livorno o Civitavecchia, Sardegna, Sicilia e torniamo. Per cui siate pronti, sappiate che avrete le opere molto molto presto da voi. Riccardo abita a 5 minuti in macchina dal nostro showroom, per cui lui potrà venire quando desidererà. Saluti a Boris dalla Svizzera, molti gli amici che ci stanno seguendo anche sui social. Fabrizio, domattina siamo da te, come se ci fossi, ci sentiamo poi al telefono alle 9:30. Guarda cos'è questo San Giovannino, dottor Picco, e poi andiamo a vedere i confronti per il numero 8 e il numero 10. San Giovannino. Entro cornice sontuosa, devo dire. Buonasera Fausto, anche questo è un gioiellino che è appena arrivato. Tu che frequenti il nostro showroom e sei e quotidianamente in contatto con noi, guarda che bello questo San Giovannino, che giustamente le nostre ricercatrici hanno associato ad un maestro emiliano molto vicino allo Scarsellino. Dario, diamo già subito un riferimento. Rara l'iconografia di colui che è effettivamente il precursore di Cristo. San Giovannino è, vedete, infatti ha la croce e ha l'agnello. L'agnello significa l'agnello sacrificale, Cristo sacrificato per la salvezza dell'umanità in questa tenerissima corrispondenza d'amorosi sensi tra l'agnello, simbolo della passione, e San Giovannino immerso in un paesaggio. Gioiellino, anche questo che presentiamo, ecco, entriamo subito nell'ambito, Dario dalla regia i confronti, grazie. Ippolito Scarsella, detto lo Scarsellino, vedete il mondo è lo stesso con questi
i giochi di colori con queste aperture sul paesaggio. Avanti. Di nuovo. Eccoci, questo è molto vicino al nostro. E andiamo con l'ultimo di nuovo. Ed ecco ancora, sempre lo scarsellino. Signori, la richiesta economica è di 2.400 euro con cornice 68 per più di mezzo metro, 57. Ritorniamo in onda. 68 per 57, siamo in diretta. San Giovannino, scuola emiliana. A 2.400 euro. Non ci credeva nemmeno lei. No. Signori, parliamo di dipinti antichi di 3, 4, 500 anni che hanno attraversato la storia, che naturalmente si legano anche, nel caso delle opere sacre, alla spiritualità, alla religiosità, al significato che trasmettono. Per cui, allora, finiamo la panoramica. Bravo Riccardo, è stato più veloce come sempre. Numero 1, questa Madonna col bambino. Numero 2, San Giovannino. Numero 3, ce ne parlerà Dario, un quadro che proviene da una illustre collezione milanese, l'idea della scultura che diventa pittura, il trompe-l'œil. Vedete l'effetto scultoreo? Abbiamo qualche problema con la camera questa sera? Risolveremo al più presto. Tabernacolo, stemma gentilissima, qui Dario ce ne parlerà molto molto bene. Paolo, se mi devo fermare, mi vado a fermare. Dariuccio però va dal numero 8, perché questo è un quadro che consiglio agli amici più cari. Viene da una collezione da dove sono giunti due degli ultimi sipari, per cui collezione con la C maiuscola. Avremo tra l'altro presto un art advisor che vi aiuterà a leggere il significato di accostarsi al mondo dell'arte antica. A me rende molto felice il fatto che siano sempre nuovi amici ad accostarsi al mondo della vendita televisiva. Noi siamo una galleria da 20 anni radicata non solo nel territorio, nel nostro showroom di Milano, ma soprattutto una galleria iscritta alla Federazione Italiana Mercanti d'Arte, chi vi parla è perito del Tribunale, e soprattutto una galleria che è presente nelle più importanti rassegne nazionali d'arte, da Milano, da Assisi, a Bergamo, Cortona, Modena, Mercanti in Fiera Parma, tutte le facciamo. Questo significa che il nostro è un, direi dal punto di vista proprio meramente commerciale, è un prodotto di qualità, calmierato a prezzi, che devono essere per noi vincenti. Noi abbiamo una struttura molto ampia che va dalla ricerca al marketing, alla pubblicità sui giornali, sul Corriere della Sera, tutti i giorni, per acquistare le opere direttamente dai privati. Perché se vi presento a 2.400 euro un pennacchio, tra l'altro non guardate il prezzo, perché poi queste sono opere che dovete godere, quindi il primo approccio è di carattere estetico, sensoriale, per cui un piacere per l'intelletto, e qui sapere che questo è un bozzetto per un grande affresco, un pennacchio, ci vorrebbero naturalmente giorni e giorni di ricerca, ma io vi do la qualità, la misura e anche l'opportunità di fare una scoperta. E ora Dario, allora, torniamo sul San Giovannino, questo, altro gioiellino, signori, a niente. Allora, te lo aspetta Paolo, a 2.400 euro. Vi ricordo che un qualsiasi artista uscito da una accademia, minimo per un'opera d'arte contemporanea fatta ieri, vi chiede, ma giustamente, i 3.000 e i 3.500, tra il lavoro, la formazione, l'atelier, i colori e poi il mercante che deve vendere l'opera, perché non è che l'artista va in giro per la strada, no, poi ci sono anche gli artisti da strada, a 2.000 è niente Dario, va bene? Va bene, perché è un gran quadro, non so se lo confermi un nostro già collezionista o un nuovo amico. Guardate, sono molte. Saluto anche un avvocato che è venuto ieri, una signora che ben sapeva ciò che cercava. Andremo a trovarla
ad Agrate Brianza sabato, ha scelto un bellissimo quadro, quindi ci fa piacere. Come saluto degli amici di Torino, che hanno casa anche loro vicino a noi, qui in Brianza, che verranno domani per un super blocco. Capire, investire in arte vuol dire, tant'è che le banche ora stanno sempre più promuovendo, pensate, le banche che traggono giovamento dalla finanza, dal denaro, per cui hanno ovviamente tutto un interesse affinché il loro cliente non disperda le risorse economiche in prodotti non finanziari. La banca fa quello di lavoro, per cui vuole usare giustamente i vostri soldi. Addirittura le banche stanno creando degli asset di investimento nell'arte. Verrà un art advisor, l'ho già incontrato, segue alcune delle collezioni bancarie più importanti, a spiegarci questi concetti. Ma voi l'art advisor l'avete in casa, Ars Antiqua, prima di voi ricerca, vi dà tutte le garanzie. È fondamentale, è molto spinoso il terreno dell'arte antica, giustamente sentivo un collega televisivo che metteva questo punto in primo piano, come l'arte antica sia davvero un terreno minato, per chi non è professionista naturalmente, perché non è dato al commerciante, non è dato all'ingegnere, all'avvocato, al dottore, al commerciante, all'agricoltore, a tutte le professioni che si possono accostare all'arte, sapere di velature, di cretature, di stili, di epoche. Questo lo facciamo noi. Avete tutte le garanzie e il prezzo migliore. E consentitemelo, alla fine potete anche scegliere come pagare le opere. 2.400 euro lo puoi pagare in un anno. 240 diviso 12, 12 per 2, 24, 200 euro al mese. 50 euro alla settimana e porti a casa un dipinto del 600. Inaudito. Tra l'altro, più lo guardo e più mi affascina questo dipinto di scuola emiliana. Ma guardate la dolcezza. L'idea anche di costruire dal punto di vista spaziale su una forma piramidale l'abbraccio tra il bambino Gesù e San Giovannino. E poi, altro elemento che concorre a creare un valore, perché naturalmente il vostro acquisto deve essere dettato da due fattori, sì quello estetico, sì quello di pancia emozionale, che già di per sé stesso giustifica l'investimento, perché i 2.400 euro che godrete per 20 anni, che adesso saranno 50 centesimi, di solito facciamo il paragone con i 20.000, sono 2,70 euro, togliamo 1,0, sono 20 centesimi, più o meno. Ecco, per cui per 20 anni paghi 20 centesimi, quelli che hai in tasca e non sai che fartene, ormai non si usa neanche più. Ecco, questo è il dividendo estetico. Poi però ci vuole anche l'aspetto intellettuale, l'aspetto della consapevolezza, che quella che ti dice non lo stai pagando 15.000 euro, per cui può essere un trasporto emotivo, ma fermati. No, qui hai il disco verde dell'aspetto emozionale, di gusto e dell'aspetto economico. Il top. Dario, posso confermarlo? Sì. Ci siamo, Dario? Bene, allora andiamo con la seconda conferma. Ho lasciato il campanellino laggiù, dove Riccardo aveva prima confermato. Bravi! Tutte opere fresche, mai state sul mercato, anche questo lo capite. Certo. E vedete le opere che passano da Ars Antiqua poi grazie sul mercato a ben altre e giustamente cifre. Noi vendiamo più di 1.000 opere l'anno, per cui ci possiamo consentire dei ricarichi minimi, però se ne vendiamo 1.000, alla fine forse è meglio che venderne 100 con 10 volte di ricavo. Bravi, bravi, bravi. Al signor Amedeo di Modena. Oh, buonasera al signor Amedeo di Modena, nuovo amico? Perfetto, vedrà che bello. Poi la nostra forza, amici, è che le opere, prima di voi, le compriamo noi. Siccome è un piccolo di esperienza, noi non vendiamo il tappeto, l'orologio, la porcellana, l'arte cinese, l'arte contemporanea, il vintage, il divano. Noi vendiamo essenzialmente tre categorie, per le quali, tra l'altro, siamo tutti laureati, per cui questo è un altro elemento che deve aiutarvi a scegliere. Riferitevi a interlocutori professionalmente riconosciuti. Nostra cara portinaia, la signora Rita, che è boliviana, bravissima, potrebbe aprire una televendita e vendervi opere d'arte. Voi potete scegliere se acquistare dalla signora Rita o da chi ha due lauree, con la laurea, con la lode, è perito del tribunale, è iscritto alla Federazione Italiana Mercanti d'Arte, frequenta tutte le più illustri
Galleria. Questo lo dico per i nuovi amici, ovvio, per chi ormai ci segue da anni e ha creato le collezioni, è pleonastico. Chi invece si sta giustamente avvicinando con prudenza, con un passettino, salutiamo l'amico Francesco, per esempio, l'amico Francesco ha realizzato una magnifica collezione negli anni partendo, penso, da un crocefisso. Per cui tante volte è proprio il cavallo di Troia per entrare nella fiducia di un collezionista. Siate rigorosi e con grande attenzione. Saluto anche un caro amico conosciuto l'altro giorno, il signor Giuseppe e la consorte Fernanda, che ci conoscevano attraverso le mostre, ci hanno rivisto in televisione. Tra l'altro abbiamo mille problemi col digitale. Qualora non ci vediate nei prossimi giorni, risintonizzate, stanno cambiando le frequenze, disastro. Ma voi ci siete, quei pochi che ci sono, giustamente, battono i loro colpi. Bravo all'amico di Modena. Anzi, chissà mai che posso andare già venerdì. Venerdì sarò in Emilia, saluto gli amici di Reggio Emilia, saluto gli amici di Piacenza, sarò da lei, dottor Renato. Allora, ritorniamo. Dario, se mandassimo cortesemente dalla regia i confronti per il numero 8, gli amici certamente torneranno a fare squillare il telefono e confermare. Bello come Francesco Cornegliani, bello come Francesco Monti, detto bello come un altro grande maestro, Carlo Innocenzo Carloni, specializzato nella pittura a fresco, o Federico Ferrario. Ecco, questi sono i riferimenti, vedete? Il pennacchio, innanzitutto la forma assolutamente insolita ai vostri, ai nostri occhi, che è quella di un bozzetto per un'opera che va a collocarsi in questa struttura, che è solitamente quella tra le due volte, vedete, che gira, dove San Giovanni è ispirato dalla luce divina, sostanzia la propria essenza nella presenza sulle nuvole con il proprio attributo. San Giovanni ormai lo conosciamo, ha la veste verde, il manto rosso, questi capelli fluenti, quasi femminei, era il più giovane degli apostoli, è colui che per primo accorse al sepolcro e che per ultimo lasciò Cristo, nostro Signore, sofferente, sotto il Golgota, insieme a Maria Maddalena e alla Vergine. Per cui è il prediletto degli apostoli. E qui lo vediamo a destra, Francesco Cornegliani, uno degli maggiori e più ricercati pittori lombardi del Settecento, che tra l'altro evidenzia anche e richiama un altro grande pittore specializzato in affreschi, in cupole, che era Correggio. Che era Correggio, amici di Parma. Salutiamo anche il professore Corrado. La cupola della chiesa di San Giovanni Evangelista ha questi straordinari affreschi realizzati da Correggio all'inizio del Cinquecento, non ve l'ho messo per non dilungarmi troppo in questa lettura, ma sostanzialmente anticipa di un secolo il barocco. E allora a sinistra, a 2.400 euro, questo gioiellino, questo è un quadro dall'amico Pietro di Roma, connoisseur, direttore di riviste, amante d'arte. Guardate i putti, guardate quel putto visto dal sotto in su che sostiene il libro, che diventa una sorta di leggio rispetto al quale San Giovanni sta scrivendo il proprio Vangelo, circonfuso di luce dorata, certamente simbolica, e con lo sguardo rivolto verso l'alto dei cieli. Avanti. Chiesa di San Marco Bergamo. Questa è la chiesa di San Marco Bergamo, è Carlo Innocenzo Carloni. Vedete sempre l'idea del San Giovanni sospeso tra le nuvole. Qui siamo invece Federico Ferrario, diocesi di Bergamo. Nella diocesi di Bergamo, questo dipinto di Federico Ferrario, un altro pittore lombardo del Settecento. Questo è Francesco Monti nella chiesa parrocchiale di Sarnico, salutiamo gli amici di Brescia e di Bergamo. Torniamo in studio a 2.400 euro. Signori, questo è un quadro che è in una mostra presso un collega che giustamente magari è specializzato in bozzetti, che hanno tutto un loro significato. Questo è un quadro per l'amico Fausto, che ha una bella raccolta di pittori lombardi, ai quali ha appena aggiunto due straordinari Montalto. Guardate l'idea della nuvola che si discosta dallo spazio celeste a questo punto per emergere, un po' come nel barocco fa Andrea Pozzo a Roma. La chiesa del Gesù ha una teatralità nella quale
la parte pittorica, la parte architettonica, la parte scultorea partecipano di questo grande gusto barocco. A 2.400 euro. Andiamo al numero 10, perché questo è un altro quadro che consiglio. Salutiamo gli amici Antonio, naturalmente, e Piera, che hanno settimana scorsa colpito ben tre volte, no, due domeniche fa, ma poi hanno avuto le opere a casa e ci hanno mandato quella bella fotografia. Pensate, se le godranno tutta la vita, loro, i loro cari, i loro ospiti, il massimo. Per poi, oltre a tutti questi aspetti, cioè quello del godimento estetico, intellettuale. Dario, andiamo a vedere i riferimenti. Pensare che questo maestro ha tratto ispirazione attraverso un'incisione o un viaggio magari. Partiamo da Michelangelo, da Raffaello, Dario, se sono stati caricati. Allora, aspettiamo un attimo. I modelli sono alla base di questa cultura, ripeto. Eccoci qua con Raffaello. Vedete, Raffaello, nella sua trasfigurazione, colloca il Cristo al centro e i tre apostoli addormentati sotto. E questa è un'idea che a lungo nel Cinquecento tornerà, specie nel manierismo, quando appunto i pittori si riferiscono ai grandi modelli d'inizio Cinquecento. Questo è il senso della maniera. E allora, maestri come Marcello Venusti, questo pittore a stretto giro michelangelesco, tra l'altro, pensate, possedeva diversi disegni proprio di Michelangelo. C'è stata una bella mostra un paio d'anni fa a Roma, relativamente a Venusti e i manieristi. Tra l'altro si dilettò in coppie di molte opere di Michelangelo, tra le quali ricordiamo su tutte quella del Giudizio Universale, per commessa proprio del cardinale Alessandro Farnese. Torniamo in diretta, lasciamo Raffaello, Dario. Altri maestri che andiamo a vedere ora sono Girolamo da Carpi. Andiamo a vedere Girolamo da Carpi. Tutta questa sequela di Cristi nell'orto del Getsemani che evidenziano... Mettiamoli tutti, fa niente Dario, non stiamo, sono quattro, sono di Marcello Venusti, di Girolamo da Carpi, di Taddeo Zuccari e di Giulio Campi. Per evidenziare come questo linguaggio, signori, vi ho parlato di quattro tra i maggiori interpreti del manierismo, della pittura di secondo Cinquecento, di gusto romano, naturalmente, perché poi lo stesso Giulio Romano parte da Roma, va a Mantova e porta quindi in Padania la bella maniera raffaellesca, per cui erano naturalmente continui gli scambi culturali attraverso le incisioni che erano per esempio le fotografie dell'epoca. Questo chi è che abbiamo ora, Dario? Questo è Ludovico Ciardi, detto Cinque. Ecco, qui siamo in Toscana al Museo Civico di Montepulciano, pittore toscano, il Cigoli, che riprende. Questo invece? Giovanni Battista Ramenghi. Questo è Ramenghi, detto il Banchiavallo, e siamo in Emilia. Per evidenziarvi come abbia una diffusione davvero a livello italiano questa iconografia. E il nostro è certamente un artista che possiamo collocare nel novero dei maestri che vi abbiamo detto. 80 per 65, soggetto affascinante perché è un notturno cinquecentesco. A 3.000 euro. Tra l'altro il colore è quasi veneziano, è una sintesi tra la maniera romana e guardate qua quanto colorismo veneto. Tra l'altro una posa virtuosa ed estremamente difficile. E cornice è in stato di naturalmente realizzazione, ora la vedete semplicemente gessata e poi verrà collocato l'oro, oro nero o oro, a 2.400 euro. Allora, spostiamoci dall'altra parte dello studio, Paolo, abbiamo parlato di pittura religiosa, andiamo a vedere invece, nel viaggio del tempo, i nostri
quattro dipinti su tela raffiguranti paesaggi. Abbiamo una musica d'Ario da mettere, magari, per vedere questi paesaggi, un attimo? Sì, quello che vuole lei, per questi quattro paesaggi, in modo tale che gli amici si accostino da prima dal punto di vista... sì, inizia pure con il 16, bravo Paolo, dal 700, con l'Arco di Giano, per cui una cultura arcadica, dove le rovine segnano il passare del tempo attraverso la perdita del loro valore monumentale, vedete, sono delle nicchie ormai prive delle statue. Questo è un quadro che gli amici romani dovrebbero, qualora non abbiano un capriccio architettonico, confermare all'istante. Misura 88 per 110 questa cerchia di Nicholas Berchem. Siamo nel XVIII secolo. Affascinante tanto nell'aspetto architettonico quanto nella pastorale, che vedete appunto occupa quello che lo spazio un tempo degli ingressi trionfali degli imperatori al ritorno dalle conquiste. Allora, ringraziamo l'amico Maurizio che ci ha domandato il numero 20, nel frattempo, allora andiamo subito a vedere questa veduta del Naviglio con il Duomo. Ci troviamo nei pressi, dietro sostanzialmente, vedete, il campanile della chiesa di Santo Stefano. E ringrazio subito l'altro Riccardo di Milano, ne abbiamo due molto preparati tra gli amici Riccardi a Milano, che ci ha indicato come in questa chiesa sia stato individuato, e il quadro andrebbe, consentitemi, non solo confermato immediatamente per il soggetto, che è una veduta del Naviglio con il Duomo molto rara, perché naturalmente questo specchio d'acqua nella Milano già di fine 800 scompare, non solo per la misura, non solo per la firma, si tratta di Giuseppe Riva, pittore di origine piemontese, nasce a Ivrea nel 1834, firmato in basso a sinistra, a destra, scusate, qui mi scrivono a sinistra, giusto per creare confusione, bravo Paolo, che espone all'Esposizione Internazionale di Milano alcuni ritratti nel 1872, per cui uno dei maestri dell'Italia Unita, da poco. A Roma nel 1883 ricevette grandi elogi con il dipinto Due Pastorelle.
Nell'84 l'Esposizione Generale Italiana di Torino, alle Belle Arti del 98, insomma, pittore documentato nelle grandi rassegne dell'Italia post-unitaria, celebrato e poi specializzatosi nelle vedute cittadine, Venezia e Milano in primis. Ha un modo di dipingere di carattere impressionista, vedete? Per cui il disegno lascia spazio al tocco, alla macchia, al colore, che riverbera, che crea questi giochi continui di chiaro e scuro. Per cui, amici, a 1400 euro, non fatemelo portare lontano però, perché a queste cifre, tra l'acquisto, la cornicetta, la puritura, il restauro, se anche ci dobbiamo mettere un viaggio lontano, perdiamo, meglio non venderlo. A 1400 euro, 50 l'altezza, 69 la base, 50 per 70, più la cornicetta. E vi dicevo, tra le varie ragioni, è che quella chiesa di Santo Stefano è la chiesa nella quale è stato rinvenuto l'atto di nascita, quindi il battesimo, di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Questo specchio d'acqua nei pressi del Duomo di Milano venne realizzato nel 1338 su volere di Gian Galeazzo Visconti per facilitare la costruzione del Duomo di Milano, per cui è anche un laghetto profondamente legato alla storia di Milano, perché qui arrivavano le imbarcazioni che potete vedere a chiglia piatta per poter navigare lungo queste acque basse, questi canali artificiali, fino sostanzialmente al Duomo di Milano, per portare quei marmi che da Candoglia venivano estratti dalle cave con speciali lascia passare, giungevano senza dazi sino a Milano attraverso il corso del Ticino, del Naviglio Grande, del laghetto di Sant'Eustorgio, dove cambiavano le imbarcazioni e arrivavano fino, vedete, al nostro laghetto, che verrà interrato nel 1857. Abbiamo tutta una serie di fotografie, di elementi cartografici che lo documentano. La richiesta economica, la ripeto, è di 1400 euro. Dario è con una è costantemente al telefono, per cui se chiamaste e fosse occupato. A 1400 euro. Perfetto, va bene. Allora, cosa i riferimenti li abbiamo dalla regia, li abbiamo montati questa sera al laghetto del Duomo di Milano. A 1400 euro. Poi al numero 19 abbiamo questo acquarello, fine 800, qui siamo tra 1880 e 1920, sostanzialmente è lo stesso periodo. Si tratta però di una tecnica diversa, tecnica cara alla pittura ottocentesca, ha anche una sigla che non abbiamo individuato, a 900 euro. E poi, quindi Venezia, Palazzo Ducale, bello, luminoso, allora vogliate anche dare profondità ad un ambiente scuro. Ecco, pensate anche a questi concetti. Questi dipinti, amici, sono delle finestre che si possono aprire, qualora lo desideriate, sul Canal Grande, sul bacino di San Marco, per cui avere l'opportunità di avere una casa che si affaccia sul bacino di San Marco, non potendo averla, ed era un po' quello che facevano i viaggiatori da Grand Tour dal 6 al 700 al 19 secolo, tornavano oltre il valico alpino portando con sé i ricordi del loro viaggio, che potevano essere ricordi di memoria o opere, soprattutto acquarelli erano naturalmente realizzabili con più facilità.
i colori venivano sciolti nell'acqua, per cui non serviva dei materiali da studio. Erano realizzati in plein air. Tecnica molto difficile, non consente errori. A 900 euro. A 1.400. E poi andiamo a vedere, per terminare il nostro trittico, la veduta costiera napoletana, dove si introduce, o meglio, si perpetua, quello che abbiamo visto nei precedenti due dipinti, il senso anche narrativo, verista. Per cui, amici che ci state seguendo dalla Calabria, dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dove avete effettivamente dei lungomare con gli edifici che si susseguono gli uni agli altri bianchi, dove un tempo si trovava la banchina con le barche di pescatori ritratte la sera, e dove nei loro tipici copricapi e costumi i pescatori, in questo caso su questa bella barca in legno, e li vediamo qui i loro copricapi, siamo magari probabilmente una stagione autunnale o invernale, stanno tornando dalle loro fatiche quotidiane. Datato 1894, per cui qui è anche individuato con esattezza l'anno. Qualora vogliate, potremmo anche fornirlo con una cornice al numero 21, la misura è 1,04 m per 62, Dario, a 1.400 euro. A 1.400 euro. €1.400. Intanto stanno montando a tempo record in regia, grazie Simona, i confronti. Ringraziamo naturalmente anche le nostre collaboratrici diurne che dalle 9 alle 19 vi accoglieranno nel nostro showroom di Milano, dottoressa Margherita, dottoressa Carlotta, dottoressa Giulia. Ringraziamo i nostri operatori del restauro, perché poi, ecco, altro elemento che concorre a far sì che Ars Antiqua vi assista, vi segua. Noi possiamo anche gestire il vostro patrimonio artistico attraverso, sono molti gli amici che portano i dipinti per la pulitura, per il restauro, perché poi le opere d'arte vanno anche naturalmente seguite dal punto di vista conservativo. Noi, tra i vari servizi che possiamo darvi, abbiamo anche il nostro laboratorio interno di restauro. Puliture, rinteli, cornici, sculture linee, arredi. Per cui avete tutto il servizio. Dalla ricerca, fatta da noi sul campo mondiale per le opere d'arte, alla valorizzazione, allo studio delle stesse. Dario, andiamo a vedere ora, visto questo tra l'altro è un documento molto significativo della storia di Milano, per cui chi ci seguisse da Milano, perché a questa cifra non portarsi a casa un gioiellino dal punto di vista artistico? Tra l'altro, ma parlo di tre... È acceso? No. Tra l'altro, circa tre settimane fa è stato fatto un documentario su una nota emittente radiotelevisiva italiana con il più grande divulgatore scientifico italiano che da 50 anni ci... insomma... che ha parlato proprio del laghetto di Santo Stefano, fatto parte della puntata su questo lago. Davvero? Sì. Oh, dobbiamo farne spunto. Allora. Parlavo con mio padre, ha iniziato a parlare, sì, il lago, pensavo che l'avesse visto qua. Salutiamo papà di Dario, che ci segue, naturalmente. Sì, e l'aveva visto. E consorte, grazie per la segnalazione. Dario, mandiamo anche però quello che abbiamo trovato noi. Vedete questo stile? Ogni dipinto poi ha un proprio stile, ha un proprio linguaggio, perché è espressione non solo di una personalità artistica, ma di un'epoca. Ecco, qui collochiamo con esattezza, vedete il laghetto, che è questo in azzurro, bellissimi questi riferimenti topografici, la chiesa di Santo Stefano, che vedete poco più in alto, per cui le imbarche arrivavano a Milano proprio vicino al Duomo, scaricavano qui al laghetto i marmi, che poi venivano portati naturalmente trainati dai buoi, dai cavalli,
con questi marmi di Candoglia, questo marmo particolare, che è l'unico marmo utilizzato nel Duomo di Milano, venne eretta una delle più stupefacenti cattedrali gotiche, di gusto di gotico fiorito, parliamo, del mondo intero. E qui la vedete anche con la Madonnina sull'ultima delle guglie. Sa Dario chi era lo scultore della Madonnina di Milano? No. No? Ma no. Chiedo al Comune di Milano di rimuovere la residenza. È già residente a Milano o non ancora? Continua a sentirsi sabaudo, giustamente. Ecco, è Giuseppe Perego, by the way. Andate al Museo Diocesano, scusate, al Museo del Duomo, dell'Opera del Duomo, è eccezionale. Avete tutte le sculture, i modellini, i vari progetti. Io, tra l'altro, ho avuto il piacere di studiare per la mia tesi di specializzazione Carlo Maria Giudici, protostatuario del Duomo e autore di 4 dei pannelli della facciata, nella facciata a sinistra, perché quando la sera vado e mi emoziono al chiaro di lume intorno a questa cattedrale bellissima, sento un particolare significato. E poi ho studiato proprio a fianco a questo laghetto. E quindi, se non lo prenderete voi, me lo metterò a casa prima o poi. Al numero 20, grazie per le immagini, a niente, a 1.400 euro, Giuseppe Riva firma, in basso a destra, il nostro olio su tela raffigurante il laghetto di Santo Stefano. Dario, io direi a questo punto che è giunta l'ora di lasciarle spazio, non prima però di avere introdotto un altro dipinto del XIX secolo. Reca sul retro la firma del pittore. Raffigura un soggetto assolutamente inusuale nella pittura antica, questa scena di caccia a una fiera, un animale esotico. Si tratta di Carlo Brighenti, maestro del XIX secolo. Si ricorda una sua opera, Una Vergine con Bambino, San Giovannino e San Giuseppe, che già nel 1842 faceva parte dell'erudita collezione del banchiere Ambrogio Boldo nella villa Cernusco sul Naviglio. Per cui qui è un pittore tra la fine del Settecento, il nostro Carlo Brighenti, e l'inizio del XIX secolo. 88 per 112. Qui il prezzo, come sapete, mettiamo sempre un'opera comunque superiore ai 3.000 euro. Dipinto che trae ispirazione da un pittore ugualmente francese, ugualmente della generazione forse precedente, Benin Gagnereux, artista di Dijon, del muore a Firenze nel 1795, opera della quale ci è pervenuto anche un bozzetto ideativo su carta e che andiamo ora a vedere dalla regia e che chiaramente anticipa questo soggetto, per cui siamo riusciti proprio a definire in maniera inequivocabile il percorso di questa scena di caccia alla fiera che ha in Benin Gagnereux il proprio modello di riferimento, ma che ancora prima possiamo naturalmente legare a quelle cacce, alle fiere, agli animali esotici che Rubens nel 1615 aveva dipinto per il duca di Baviera Massimiliano I. Per cui ecco, vedete il disegno e nel nostro caso abbiamo l'opera appunto pittorica di questo valente artista, magnifica la resa, il colore, la potenza di quel cavallo, l'efferatezza del gesto di quella lancia che sta per colpirlo, per cui è un dipinto d'azione di una scena esotica collocata in un tempo indefinito nello spazio. Potrebbe essere uno scontro tra barbari e fiere, potrebbe essere dell'epoca romana, del Medioevo, cioè indefinita l'epoca, ma magnifica è la resa accademica della possenza muscolare, delle torsioni dei destrieri che partecipano con il loro impennare, con le loro zampe, con la loro possenza a questo scontro tra appunto cavalieri, cavalli e la fiera al centro. La richiesta economica per il nostro dipinto, la caccia al leone, è di 4.500 euro. Mandiamo anche gli altri riferimenti dalla regia, gentilmente.
Ecco, questo è il dipinto che vi citavo poc'anzi di Gagnerò, differenze minime, avanti, questi sono a confronto, vedete, grande qualità per la nostra opera a 4.500 euro. Poi Dario, scusami Paolo, vieni a mostriamo questo angelo qui del 600, che io lo trovo piacevolissimo. È un'insegna, addirittura abbiamo anche la scritta, che oggi è in gran parte consunta. Lei lo vede bene, dal suo 1,90 m, Dario, che sono un po' più piccoletto. Io trovo un gioiellino, laccato, intagliato, testa d'angelo. Poi, qualora lo desiderassero, i nostri amici, dato che abbiamo anche l'opportunità di personalizzarlo, potrebbero mettere le loro insegne. Pensa che chicco, anche su un, che sciccheria su un letto, sopra un letto, una testata, un ingresso sopra una porta, è un'insegna. Un'insegna antica del 600 a volute, la doratura, la foglia d'oro, laccato rosso nello stemma. In tal caso poi le iniziali, quello che si può fare a foglia oro anche. Certo, naturalmente il nostro laboratorio diretto dal dottor Picco potrà provvedere a personalizzare a foglia d'oro, qualora lo vogliate. Ma guardate il fascino di questo oggetto. Siamo in diretta. Andiamo a chiedere e vedere anche il prezzo del 600. Prima che di quel prezzo Federico, lo dico, c'è interesse per il numero 4 e il numero 6. Allora andiamo sui San Sebastiani, però mi lasci dire il prezzo Dario, perché sennò gli amici non possono intervenire. Allora, 17 secolo, quasi a tutto tondo la testa dell'angelo, poi naturalmente integreremo la caduta di colore sulla punta del naso. La richiesta economica per il nostro fregio è di 1.200 euro. Allora, spostiamoci ad i due San Sebastianini da collezione. San Sebastiano, lo sappiamo, nasce a Narbonne in Francia nel 256, un ufficiale della guardia pretoriana, era la guardia del corpo dell'imperatore, in questo caso Massimiano a Milano, per cui era a distanza a Milano, andrà poi a Roma, si rifiuterà di abburare la propria fede, tanto da essere condotto, prima uno poi l'altro, sì, partiamo dal 6 e poi andiamo al 4, il primo, il numero 6, è Lombardo del 600. Vi do anche naturalmente la richiesta economica, molto delicato, giocato sui rapporti chiaroscurali, belle perché entrambe le iconografie non vedono San Sebastiano martirizzato, colpito dalle frecce, perché sapete poi che l'imperatore ne chiese il martirio attraverso la sua flagellazione con delle frecce legate ad un albero, sopravviverà miracolosamente, si ripresenterà pochi giorni dopo al cospetto dell'imperatore, verrà nuovamente flagellato, questa volta sul Palatino, e il suo corpo gettato nel Tevere. La pia matrona Irene ne recupera le spoglie, dandole poi degna sepoltura nella catacomba sull'Appia antica, oggi appunto conosciuta come di San Sebastiano, dove sorge la Basilica Paleocristiana di San Sebastiano fuori le mura. La prima delle due proposte che vi stiamo formulando, la numero 6, misura 34x47 a 2.400 euro. Possiamo poi realizzare anche in questo caso una cornice, naturalmente. Per il numero 4, questa raffigurazione di San Sebastiano, questa volta su tavola, è a 2.900 euro la richiesta, con cornice antica, ne vale 1.500 la cornice. A 2.900 euro al numero 4. Per cui avete l'opportunità di scegliere una delle due raffigurazioni, entrambe del 600, quella emiliana su tavola,
che stiamo vedendo ora. Magnifica la cornice antica coeva, 50x38 la dimensione massima. E poi il numero 6. Va bene, allora Dario mi fa segno che è in conferma, allora il numero 4, molto bene, andiamo subito a squillare nuovamente il nostro campanello che abbiamo lasciato laggiù, mi chiedo perché l'8 e il 10 siano ancora a parete, ma l'arte naturalmente non è una scienza esatta. Potremmo fare una serata sugli artisti e l'incomprensione che in un determinato periodo della storia gli stessi ricevettero. Pensate, addirittura Michelangelo vedrà coperti i propri nudi nella Sistina durante la Controriforma. Allora, complimenti, bel gioiellino, andiamo a confermarlo immediatamente, molto bene, e lo mettiamo fuori dalla parete. A questo punto io farei entrare Dario perché sento che abbiamo altre richieste, la parete è ricca, soprattutto le opportunità sono come non mai, anche questa sera, dato che è l'ultimo mercoledì del mese, mercoledì 27 gennaio, molto molto favorevoli. Ricordo l'opportunità di pagare come desiderate attraverso il Bancomat, realizzeremo direttamente a casa vostra, a non più di 15 minuti, la ratealizzazione in 12 comode rate a tasso zero, poi mettiamo anche quello, vi mettiamo anche il tasso noi, per cui non mancate, siamo in diretta, 3.000 euro, molto bella anche la natura morta di area piemontese, gusto è quello di Rapù, qui vediamo di Rapus una cultura differente, una cultura rococò, più delicata, più leggera, proprio tipica di questa scuola. Siamo in diretta, per cui saluto soltanto un amico che ho avuto modo di incontrare oggi, un nuovo collezionista, verrà a trovarci in galleria, poi lo risaluteremo perché non so, mi ha detto che sarebbe rientrato a casa verso le 22.10-22.15 qui di Milano, il signor Stefano, anzi faccio vedere al dottor Stefano il numero 20 perché l'abbiamo, tra l'altro guardate che corsi e ricorsi della storia, abbiamo proprio la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, il Duomo di Milano, il laghetto, vi ho mostrato tutto il senso. Opera del XIX secolo, firmata da Giuseppe Riva, pittore che è esposto a Milano, a Torino, alle varie promotrici, e che qui vediamo nel suo gusto impressionista, quindi di tocco, vedete la forma, andiamo verso un nuovo modo di dipingere, gli impressionisti, in concomitanza con l'invenzione della fotografia, non ricercano più la resa reale, documentaristica, come poteva essere nel Settecento con Canaletto, addirittura con la camera ottica. Perché? Perché c'è il mezzo fotografico che adempie a questo compito, a quello di riprodurre fedelmente il dato reale. Con l'impressionismo, che nasce in Francia negli anni 60-70, il nuovo concetto è quello di raffigurare l'impressione. L'impressione che la luce, in un determinato momento della giornata, determina agli occhi del pittore. E allora Renoir, Manet, Monet, Sisley, Pissarro e tutti gli altri, en plein air, all'aperto, non più all'interno di uno studio accademicamente, registreranno con un tocco veloce che va a dissolvere la forma, a dissolvere il disegno, a dissolvere la linea, a imprimere sulla tela l'impressione di quel momento. E allora guardate la rapidità veloce che Riva evidenzia nella resa di questo laghetto di Santo Stefano dinanzi al Duomo. Oggi non esiste più, questo laghetto è stato coperto, l'abbiamo ripetuto, nel 1857, interrato, ma dal 338, per volere di Gian Galeazzo Visconti, era il luogo dove i marmi di Candoglia, che giungevano appunto da queste cave di Candoglia, che scendevano attraverso il Lago Maggiore e poi il fiume Ticino, fino al Naviglio Grande, al laghetto di Sant'Eustorgio, dove venivano sbarcati da queste barche più grandi e portati. Ecco, questo vedete, vedete questo, qui, questo è un marmo fatto in maniera compendiaria veloce, ma è un blocco di marmo che è condotto fino al Duomo, per poi il cantiere del Duomo naturalmente è un cantiere che dura quasi 700 anni.
Ed ancora adesso, giustamente, Paolo mi dice è un cantiere infinito, perché poi si continuamente si sottopone a restauro. Sì, ma dopo gli ultimi restauri che hanno fatto sono più durevoli le pietre. Solitamente finito a, così iniziano a scurirsi, adesso con l'ultimo che hanno fatto devono aver cambiato qualche... Hanno cambiato qualche materiale sì, di restauro del marmo. Più durevole. È più durevole, perfetto. Poi è molto bello, per esempio, leggere tutto quello che è, tutta quella che è la trattistica riguardante la facciata. Perché nel corso dei secoli i vari architetti si interrogavano su quale dovesse essere l'aspetto formale del Duomo. Se mantenerlo legato al primo progetto di carattere gotico o se interpretarlo con il gusto del tempo, per cui il Rinascimento del Cinquecento, il Barocco nel Seicento, il Neoclassico del Settecento. Ma questo è un altro discorso che lascio in sospeso. Buonasera, dottor Dario, buonasera, benvenuto. Federico, grazie. A voi. Buonasera Federico, allora c'è interesse sulla cera, cosa faccio? Panoramica e cera. Andiamo sulla cera. Per la signorina Giulia, allora, bene, intanto un saluto, fa piacere risentire i collezionisti. Paolino, prego. Allora, la cera è un discorso a parte nella storia dell'arte, in quanto è stata utilizzata, forse uno dei materiali più antichi utilizzati dagli artisti per rendere proprio le loro opere. Pensate che Gian Bologna spesso realizzava in cera le sue sculture, lo stesso Claude Lorrain faceva questi paesaggi, prima componendoli con la cera, faceva proprio i vari alberi, i vari personaggi, così riusciva a capire anche le grandezze e quant'altro, realizzava una sorta di teatrino in cera e poi dipingeva il quadro, vere e proprie opere d'arte. Le cere spesso sono anonime, eppure questa sera presentiamo una cera di cui sappiamo perfettamente l'artista che l'ha realizzata, ovvero Christian Benjamin Rauschner, un artista che è nato a Hamburg nel 1723, è stato attivo fino a Francoforte sul Meno fino al 1793. È una scena galante ed è cera parzialmente colorata e parzialmente dipinta, cioè la cera veniva già colorata di per sé durante la fusione. Talvolta poi venivano rinforzati i colori aggiungendo, apponendo del colore ad olio. Quali erano le mescole? Ogni artista aveva la sua. Veniva usato del sego, della cera, insomma, vari componenti per creare un materiale, insomma, un supporto, proprio quello della cera, facilmente modellabile e che avesse appunto una superficie particolare, particolarmente lucente. Ma che poi col tempo indurisse, quindi questa anche insomma d'estate così una cera che non scioglie proprio per l'alta temperatura di fusione cui deve essere sottoposta per essere sciolta, quindi sono cere durevoli, d'altronde se dal 700 è giunta fino a noi in queste condizioni, insomma, vuol dire che non è cera naturale, normale, ma appunto veniva realizzato un componente con molti additivi. Chi era questo Benjamin Rauschner? Innanzitutto vi faccio vedere, Paolino, dal momento che è arrivato qui da poco, voglio far vedere un modello che è conservato all'Herzog Anton Ulrich Museum a Braunschweig, che riprende lo stesso soggetto. Paolino, riesci a... Lo inclino un po' e lo raddrizzo, ecco. Grazie a questo soggetto, a questo riferimento museale che riprende molto questo che vi stiamo presentando, siamo giunti alla paternità di quest'opera. Tra l'altro le opere di Rauschner sono il corpus principale conservato all'Herzog Anton Ulrich Museum. Poi abbiamo altri vari musei che conservano le sue opere, dal Victoria Albert Museum al British, ci sono delle collezioni di cere alla Tate particolari.
E troviamo anche questo autore. Che cosa rappresenta la scena? La scena è la tipica scena galante di ascendenza francese come d'azione, ma con i tratti che poi sono tipicamente inglesi e tedeschi. Vediamo questo soldato che porge una moneta a questa donna annoiata quasi, quindi una sorta di corteggiamento che ovviamente non sta andando a buon fine. Osservate i volti, la resa delle fisionomie quasi caricaturali, per poi riprende quelli che sono gli atti teatrali delle principali commedie dell'epoca, ma io vi rimando anche non solo ai colori, all'accostamento, alla realizzazione di questo tappeto in cui sono visibili le frange, la lavorazione del tessuto. Ecco, osservate, guardate, le damascature. Trovare solamente un maestro della portata di Rauschner e di pochi altri attivi, in particolar modo in Italia, a Napoli, insomma, erano in grado di rendere le cere con questa dovizia di particolari. Tra l'altro, bisogna dire che in Italia un altro grandissimo collezionista di cere è uno dei più famosi noti critici d'arte, appunto a cui abbiamo venduto negli anni alcune importanti cere. Questa cera reca sul retro un'attribuzione. Posso allora, Paolino, la stacco, vi faccio vedere. Innanzitutto la cera è in cornice e teca di vetro ed è fatta su tavola. Tavola. E reca appunto questo cartiglio attribuito a Thomas C. Hardy, che era un ceroplasta inglese. Sì, era il... che era questo altro famoso ceroplasta inglese, quindi individua la precedente collocazione in collezione inglese, ma poi alla fine, per confronto stilistico e dopo aver trovato poi il corrispettivo all'Herzog Museum, ovviamente abbiamo dato la paternità a chi di dovere, ovvero il suscitato Rauschner. Allora io posso metterla di nuovo a parete. Ecco, questo è il classico gioiellino da Wunderkammer. Poi il prezzo di quest'opera è di 2.800 euro per l'opera di un maestro che voi potete trovare nei principali musei. Questa sera appunto è una puntata dedicata alle opere al di sotto dei 3.000 euro, ciò non vuol dire che quello che vi stiamo presentando non siano opere firmate, datate, i cui artisti li trovate nei principali musei a livello internazionale. Il collezionismo della cera è un collezionismo particolare, devi essere intenditore, devi capire, devi apprezzare quello che è il supporto dell'opera, diverso da quello che è una tela o una scultura in legno. Bensì, nella cera noi troviamo il fondo in legno, un legno che presenta i suoi segni del tempo, la tavola tarlata da 300 e più anni di storia, troviamo la lavorazione, le impronte del maestro che l'ha realizzata e poi la bellezza di una scultura. Poi devo dire che presentata in una sorta di teca del genere non fa altro che rendere poi manifesta l'importanza del soggetto e dell'opera, appunto, che è stata poi conservata magnificamente. Pensate che ha fatto poi il giro del mondo, dalla Sassonia è andata, pensate, in collezione inglese, dalle collezioni inglese è arrivata in Francia, dalla Francia all'Italia. E quindi questo poi il bello del collezionismo, quando in particolar modo si riesce a rintracciare la storia collezionistica di un'opera. Questo non è scontato, ma qui siamo in grado, bene o male, nei 300 anni, di individuare quelli che sono stati i principali passaggi di collezione privata.
per poi giungere in Ars Antiqua e poi a casa vostra. Ripeto le dimensioni, il prezzo 2.800 euro, vi do anche, vi misuro in diretta quelle che sono le dimensioni. Sono 43 centimetri di altezza per circa 33 centimetri di larghezza. Intanto ringraziamo ancora per le telefonate, mi fa piacere anche dell'interesse. E in particolare la cera io personalmente le amo. In particolar modo, ne abbiamo avute alcune e durano sempre poco, proprio perché sono rare da trovare, almeno rare da trovare, almeno in questo stato, perfettamente intatto, con i loro colori così vivi. Beh, dobbiamo dire anche grazie in questo caso alla Teca, che per anni l'ha protetta. 2.800 euro. Bene. Andiamo pure avanti, direi. Paolino, allora, possiamo... Ecco, torniamo indietro e al numero 1 e iniziamo con una panoramica. Allora, al numero 1, Madonna con Bambino e Cherubini, XVIII secolo, scuola veneta, a 2.600 euro. Del 1600 invece è questo Cristo crocifisso, legno policromo, 71x58 a 1800 euro. Legno policromo, laccato, foglia oro, 1800 euro. Grazie per la conferma al numero 2 e giungiamo con un artista di ambito fiorentino, che ha lavorato a Venezia, e tra poco vedremo la storia interessante di quest'opera, proveniente da una delle più importanti collezioni lombarde, molto eterogenea nella sua costituzione, Tabernacolo con Madonna e Bambino, da un originale di Rosellino, Antonio Rosellino, che si trova a Venezia. Questo artista l'ha realizzata, ma vediamo poi tra poco. 2.400 euro, 68x57 le dimensioni. Madonna con Bambino, legno policromo, 33 cm di altezza, 44 con la base, a 1.800 euro. Al numero 4, Area Emiliana, siamo nella prima metà del XVII secolo, Martirio di San Sebastiano. Olio, ah no, scusate, qua deve esserci, sì, il martirio esatto, sì, no, è confermato, a posto, al numero, ah sì, togliamo il numero perché io sennò continuo a confondermi, esatto. Al numero 5, scuola bolognese, San Giuseppe con Bambino, olio su tela 73x62 a 2.800 euro. Al numero 6 abbiamo un altro San Sebastiano, scuola lombarda del XVII secolo, 34x47 a 2.400 euro. La nostra cera di Rauschner a 2.800 euro. Poi andiamo pure avanti. Allora abbiamo il San Giovanni Battista in legno policromo, 67 cm di altezza, XVII secolo, a 2.400 euro. Fregio con testa di putto e cartiglio, 1.600, considerate l'epoca, 1.600, legno policromo, 54x74 cm le dimensioni, a 1.200 euro. Al di sotto, scuola veneto-cretese, siamo nel 1500, una crocefissione realizzata a tempera su tavola, 50x45 cm circa,
a 2.400 euro. San Rocco, scultura, 1.600, 30 cm di altezza a 1.600 euro. Ecco. Al numero 8, al di sopra, scuola lombarda, fine del 1700, studio per pennacchio di cupola con San Giovanni Evangelista, olio su tela, 49x55 con la cornice a 2.200 euro. Al di sotto, benché esuli dai 3.000 euro per poco, siamo in dovere di presentare questo cassettone con cariatidi per il prezzo 4.200 euro, 148 cm di altezza per 108x59, legno di noce del 1600, noce biondo, particolare e raro per la costituzione appunto del noce biondo, che all'epoca solitamente si utilizzava il noce scuro. 4.200 euro per un cassettone scolpito, questi voi li pagavate in vecchie lire ancora, i 20 milioni, 20-30 milioni di vecchie lire. Al numero 9, scuola veneta del 1600, lapidazione di Cristo, olio su rame, 64x53 la dimensione, a 2.400 euro. Al di sopra, in legno di noce, cimasa con Cristo, area lombarda, siamo nel 1600, 31x65 a 2.400 euro. Al numero 10, siamo nel 1600, Cristo nell'orto degli ulivi, olio su tela 80x65 cm a 3.000 euro. Abbiamo visto prima anche tutti i confronti. Devo dire, allora, la cornice ovviamente non è stata ancora dorata, si è fermata appunto per mancanza di tempo, questa sera nel preparare la trasmissione, alla sola fase di gessatura. Però abbiamo voluto comunque metterla sul quadro per farvi capire anche un po' come avviene la lavorazione. Noi realizziamo, innanzitutto va bene, forniamo laddove possibile, quando c'è richiesta, le cornici originali, d'epoca o quant'altro, coeve alla tela. Qualora appunto non ci fossero o ci fossero gusti particolari, realizziamo direttamente le cornici. Abbiamo sia gli intagliatori, abbiamo i nostri doratori, abbiamo insomma un laboratorio di restauro che è in piena attività. Per cui, insomma, questo anche per farvi capire come la cornice viene presa, vengono tagliate le aste, viene levigata, viene gessata, e qui siamo a questa fase di gessatura, viene poi in una seconda fase verniciata con il bolo rosso o il bolo armeno, a seconda della qualità di doratura che si vuole ottenere, più rossastra, più chiara o meno, poi viene apposta la colletta e la foglia d'oro, per poi essere, se oro vero, brunita con la pietra d'agata, se foglia d'oro imitazione invece viene poi scurita e lavorata per rendere poi appunto la foglia antica. 3.000 euro. Bene, andiamo pure avanti con la nostra caccia al leone, Carlo Brighenti nel XIX secolo, 88x112 a 4.500 euro. Andiamo avanti al numero 11, ritratto di nobiluomo, olio su tela, 100x87 a 2.800 euro. Natura morta con vaso di fiori, cerchia di Michele Antonio Rapusso, 78x101 a 3.000 euro. Bene, va bene. Allora, abbiamo detto, siamo a 3.000 euro, poi al numero
13. Ringraziamo per la conferma, grazie Paolino. Abbiamo poi i nostri lavori, ecco, abbiamo il saggio e bambino centrale a 1300 euro e poi abbiamo le varie statue, i Kuan Yin, fiore, uva, nastro, uovo, che sono queste figure femminili, 5, che reggono ognuna un determinato oggetto attributo, 19 cm di altezza, 500 euro l'una. Siamo nel 1800, ovviamente provenienza Cina. Poi facciamo un bel discorso anche sugli avori più tardi. Al numero 14, scena mitologica, olio su vetro, 33x43 a 2600 euro. Siamo nel 1700. Al di sotto, sempre siamo nel 1800, nido con uccellini, marmo zuccherino, 26x16 le dimensioni, a 1000 euro. Ecco, questo per un regalo, per ecco, pensate, a 1000 euro, guardate cosa, un'opera dell'Ottocento, piacevolissima. Ecco, vediamo quest'uccello e osservate anche il serpente che si sta avvicinando al nido. Al numero 15, invece, Cristo e la Samaritana al pozzo, olio su tela, 88x104 a 2800 euro. Cerchia di Nicholas Berchem, siamo nel 1600, paesaggio romano con l'arco di Giano e figure. Olio su tela, 103x124 a 2800 euro. Al numero 18, William Raymond Dommersen, 1850-1927, veduta costiera con personaggi, datata 1885. Olio su tavola, 56x51, firmato e datato a 1800 euro. Veduta veramente piacevole, quasi una reale finestra per l'utilizzo dei colori su questo paesaggio. Al di sotto, colonna del 1800, legno, 93 cm di altezza, a 1200 euro. Ovviamente fa da contenitore, apribile, per i liquori, particolarmente indicata. Al numero 19, siamo in conclusione di questa panoramica, XX secolo, piazzetta San Marco, 900 euro. Al numero 20, veduta del Naviglio con il Duomo, 1400 euro. Al 21, e concludiamo, veduta marina con pescatori, olio su tela, 62x104, firmato e datato a Pharos, 1898 a 1400 euro, nuovamente. Bene Paolino, allora, torniamo adesso indietro, andiamo a vedere un'opera particolare. E l'edicola della Madonna che vediamo, che abbiamo introdotto poco fa al numero 3. Ripeto, proveniente da una importante collezione lombarda, è curiosa la storia di questa, di quest'opera. Dunque, pittore fiorentino che, giunto a Venezia, navigando per le varie calle, vide questa scultura. Noi sappiamo, insomma, per le varie calle di Venezia ci sono queste edicole proprio poste sulle facciate delle case, non sono poche, e sono visibili solamente quando voi andate in giro con la barca. Allora, girando per le varie calle, in Calle della Pietà vide questa edicola, in cui riconobbe subito l'autore. Si trattava di Antonio Rosellino, questo grande ed importante scultore fiorentino, a cui appunto, di cui riconobbe la paternità. E fu così che iniziò, realizzò questo quadro dipingendo appunto il rilievo e l'edicola lignea che all'epoca sosteneva questa edicola. Questa scultura. Antonio Rosellino, tra l'altro, è stato attivo tra il 1417 e il 1479
e che volle ritrarre appunto quest'opera commissionata dal doge Francesco Foscari, un doge che è vissuto tra il 1373 e il 1457. Ecco, qua probabilmente, vista la qualità, e studiandolo, sarà possibile anche risalire alla mano del pittore. Ovviamente l'opera è da poco arrivata in galleria, quindi il tempo è stato quello che è stato. Vediamo in alto quello che è lo stemma del doge Francesco Foscari, le ghirlande di fiori che venivano apposte, nonostante la difficoltà nel raggiungere questa Madonna dalle barche in Calle della Pietà, che è anche particolarmente stretta, e appunto ha voluto ritrarre questa edicola, questa scultura. Successivamente, poi, una volta segnalata, riconosciuta e quant'altro, questa edicola è stata rimossa e sostituita da un'altra copia ottocentesca. Adesso bisogna capire, io ho anche trovato la foto, per cui vediamo dopo se è stata montata in regia, ve la mando, ve la faccio vedere, dell'originale. C'è proprio questa foto in Calle della Pietà con la nuova. Provi a vedere se è stata montata, se no la monterò poi io dopo. Chiediamo a Simona di metterla. Si vede appunto questa edicola con la nuova bordatura in marmo, posta appunto dalla Società delle Poste e quant'altro. Di qui l'importanza dell'arte, dell'opera come documento storico. Ecco, pensate, da un quadro per sé anonimo si è riusciti a risalire tutta quella che era la sua storia. Il bello della storia dell'arte, il bello, anche la documentazione, il documento di come fosse in origine la reale edicola di questa scultura. Al di sotto, bravo Paolino, stai filmando quello che era appunto il puttoligneo con le ali che era stato poi apposto, scolpito nell'edicola lignea. So che in qualche museo a Venezia si ritrova solamente la scultura lignea, scusate, la scultura marmorea, non c'è più traccia, ahimè, della sua originale edicola lignea. Quindi il bello, quando andate per Venezia, fateci caso perché sulle varie pareti delle case, quant'altro, nelle calle, non visibili ovviamente a piedi dalle strade, trovate dei capolavori della Firenze del 400, che spesso poi sono stati portati o commissionati e riportati poi apposti sulle varie mura delle case in mezzo ai canali. Io vi ridò nuovamente quello che è il prezzo della scultura, scusate, della tela al numero 4, 2.400 euro. 58 per 48 la tela, 68 per 57 con la cornice. Bene, andiamo un secondo a vedere Paolino. Vediamo il vetro e le statue. Gli avori cinesi. Ecco, se non sbaglio, la signora Nunzia, che forse ci sta seguendo e consorte, hanno preso alcuni avori. Sì, che ha risposto al messaggio. Se non sbaglio, sono loro i collezionisti di avori che, insomma, in questi anni hanno acquisito un po' di opere. Salutiamo anche l'amica Marisa che ci corregge, che è una cara amica di Treviso. Ci dice appunto, si dice nelle calli e non nelle calle. Calli. Calli, vabbè, plurale, bene, non ignoravo. Beh, grazie signora Marisa, sono Nelle calli, sempre. non nelle calle. Ah, Marisa è nelle un calli, passo da bene. Treviso e salutiamo. Non lo sapevo, quindi ringrazio, sempre bello, insomma, avere correzioni in diretta. Allora, abbiamo questi Quan Yin, sono delle statue, siamo in Cina nel XIX secolo, nel 1800. Diciamo l'ultimo periodo in cui la lavorazione del l'avorio ha mantenuto gli alti standard qualitativi, perché poi ovviamente è intervenuta la lavorazione meccanica, l'industrializzazione, si è persa per molti anni la capacità di lavorare ad alti livelli, quelli che sono gli avori, le avorioline,
i materiali ossei, per poi essere ripresa paradossalmente nel Novecento, quando tutte le arti sono state rivalutate, sono rinati nuovamente questi grandi maestri. Ecco, osservate la qualità, tipico poi l'impostazione della scolpita in legno della base e la finezza nella lavorazione. Osservate, adesso sono 5 statue di donna, rappresentanti ognuno un determinato attributo. Guardate la sinuosità, la perfezione dell'intaglio, 500 euro l'una, 19 centimetri di altezza. Chi tiene l'uva, chi tiene la rosa, chi tiene il fiore di loto, tutte chiare simbologie nel mondo dell'arte cinese. L'avorio poi, insomma, ci sono vari tipi di avori. Pensate che dal 600, circa dal 600 avanti Cristo, era lavorato, per poi dopo, quindi a partire dalla dinastia, poi dopo dal 600 dopo Cristo, dalla dinastia Tang, che è stata attiva fino quasi al 900, all'anno 1000, e poi dopo queste sono statue della dinastia Qing, che è stata attiva dal 1644 al 1912. Anche qui voi andate al Victoria Albert Museum, al British, trovate delle collezioni di avori che sono incredibili. L'avorio veniva lavorato o a zanna intera, abbiamo queste strepitose raccolte di personaggi, paesaggi interi, città rappresentate all'interno delle zanne, o venivano utilizzate le sommità per realizzare queste statue. Potevano essere in elefante, zanne provenienti poi anche da altri animali, principalmente il narvalo. Ecco, prima poi di arrivare alle avorioline o agli avori, quelli che sono, diciamo, più finti, quelli chimici, dove nel Novecento hanno iniziato a mischiare, fino all'Ottocento per la precisione, hanno iniziato a mischiare dei frammenti di ossi o gli scarti di lavorazione polverizzata con delle resine plastiche, per poter poi giungere a delle qualità che, insomma, con gli anni sono chiaramente visibili, la falsità del materiale. Vi sono parecchi modi per capire poi quella che è la qualità, e se è poi vero avorio, vero sfregandolo deve dare una sorta di odore di canfora, poi l'avorio appunto elettrostatico, ci sono vari, poi con una leggera scalfittura di una parte magari sottostante alla base si capisce poi se è vero avorio o meno. Bisogna stare molto attenti, perché il mercato degli avori è stato appunto uno dei più pericolosi, e quindi anche per questo motivo vi diciamo sempre: affidatevi a quelli che sono gli esperti del settore, una galleria d'arte o comunque un esperto d'arte, che sono coloro comunque che dedicano la loro vita allo studio della tela, del quadro, di quello, di quell'altro, e ovviamente riescono ad avere negli anni la competenza e la capacità e la responsabilità più che altro per poter stabilire non solo la paternità di un pezzo, ma la sua originalità. Talvolta, dove non basta solamente l'occhio e l'esperienza, ci si affida anche ai metodi scientifici, ed è per questo che ci appoggiamo anche spesso ai laboratori esterni di analisi, come abbiamo fatto per il fondo oro, come abbiamo fatto per il sarcofago egizio, per altri reperti. Ecco, ci appoggiamo sempre a quelli che sono dei metodi più scientifici e quindi inoppugnabili per quanto riguarda il risultato. A 500 euro l'uno vi stiamo presentando queste statue. Ovviamente per chi volesse avere la collezione intera il prezzo sarà diverso, per cui ne parliamo tranquillamente al telefono. Vorrei portarvi adesso anche a visionare la statua centrale, la scultura centrale di questo anziano con bambino. Qua siamo nella tipica saggezza popolare nel racconto cinese, con queste le zucche, che sono poi uno dei simboli tipici della Cina. Osservate in questo caso tutta la decorazione
presente sull'avorio, la coloratura e anche le dimensioni. L'opera che vi stiamo facendo vedere in questo momento è presentata ad un prezzo di 1.300 euro, 14 cm e mezzo per 18 per 8 cm di spessore a 1.300 euro. Anche l'avorio è uno di quei campi, noi ne abbiamo venduti, abbiamo avuto anche parecchi avori importanti durante questi anni. Ecco, questo devo dire che è uno dei più scenografici. Osservate anche, Paolino filma pure, qui è raro trovare quello che è un avorio colorato. Spesso poi quando erano colorati il colore poi sbiadiva o toccandolo comunque con le mani nei vari passaggi andava via. Questo evidentemente nei suoi passaggi di collezione nell'arco dei 200 anni è sempre stato tenuto in maniera maniacale, tanto che non presenta alcuna scoloritura. Voglio anche farvelo vedere dal retro. Ecco, osservate, guardate il kimono del saggio, guardate la capigliatura, la resa maniacale dei dettagli, ogni singolo capello inciso, la pettinatura, le foglie, a 1.300 euro. Ancora due parole prima di parlare, a lasciare la parola al direttore per questa pittura al numero 14, siamo nel 1700, una scena mitologica, pittura sotto vetro. Io solitamente, poi magari per praticità, velocità, dico sempre pittura su vetro, si tratta di pittura sotto vetro, però quella pittura particolarmente rara, poiché i supporti negli anni sono quasi tutti scalfiti, rotti, quindi sono pochi quelli che riusciamo a presentare intatti, dove viene decorato, innanzitutto in questo caso è raro anche vedere poi la colorazione, la decorazione proprio fatta a mo' di cornice attorno all'ovale, la pittura viene apposta in maniera inversa, ovvero se nella pittura normale si parte dal generale per arrivare poi al dettaglio fino ad arrivare alla pupilla dell'occhio del protagonista, del personaggio rappresentato, nella pittura sotto vetro questa parte al contrario, ovvero prima vengono definiti i dettagli, quelli che sono frontali, che è l'ultima parte che deve rimanere visibile, e poi viene apposto il colore retrostante, quindi in una sorta di negativo. Qui la particolarità della pittura su vetro, sotto vetro, scusate. Il numero 14 è presentato ad una cifra di 2.600 euro. Dario, ho il piacere di fermarla perché il signor Pasquale conferma il dipinto sotto vetro. Ah, bene, bene. All'Aquila. All'Aquila, bene, fa piacere, insomma, sentire collezionisti diversi provenire dai vari paesi. Grazie ancora, tanto Ars Antiqua è sempre in movimento. In questi giorni l'architetto in viaggio di consegna per l'intera Italia, poi passerà anche, scusate le spalle, passerà anche poi la prossima settimana Federico. Allora, Federico, se non è più al telefono, io la chiamerei, ci diamo il cambio, passo ai telefoni perché so che ci sono altre richieste. Io, insomma, vi ringrazio per le conferme venute all'inizio puntata, vi ringrazio per quella venuta adesso, ci vediamo magari tra poco per una panoramica e lascerei la parola a Federico. Il mercoledì sera è sempre troppo veloce, c'è poco tempo, siamo abituati alle trasmissioni della domenica con 4 ore di puntata e il mercoledì sera sfugge, ma è bello, meglio che sia così, quindi grazie per le varie conferme. Io vi attendo il direttore in mezzo a queste opere, rimarco nuovamente la particolarità e la bellezza di quest'opera alla mia sinistra, pittore fiorentino attivo a Venezia, e poi tutta la bellezza documentaria che questo squadro ha potuto comunicarci. Perfetto.
perfetto. Grazie Dario, grazie agli amici che stanno confermando, come sempre scoppiettante il mercoledì sera. Salutiamo l'amica Marisa da Treviso che è appena rientrata a casa, collezionista che conosciamo, che abbiamo frequentato nelle fiere, che abbiamo avuto il piacere di conoscere nella sua bella Treviso, nella città più bella d'Italia. Per cui ti sposto il dipinto che abbiamo prenotato, perché messo lì è un vero e proprio tranello, Paolino. E a Marisa mostrerei l'avorio con il saggio ed il bambino. Perché? Perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, a 1300 euro, e perché magari lei, che ha una bella raccolta anche di oggettistica, possa aggiungere una perla nella sua collezione. 19 secolo, Cina, policromo, e soprattutto il fascino, vedete, di questo oggetto che vi stiamo presentando. A 1300 euro. A 1300 euro. Che puoi pagare come vuoi. Quanto? Per cui se tu volessi confermarlo col pago deal, nemmeno ti accorgi. Sono 100 euro al mese. 108. Dunque, allora, vediamo un secondo. Una cena. Allora, sì, vediamo allora l'opera di là, lo chiamo subito. Dica Dario. Ok, ci sono. Buonasera all'architetto che ci sta seguendo da Roma. Allora, andiamo a vedere anche il ritratto del Settecento di Nobiluomo. Va pulito, Dario giustamente mi diceva, potremmo procedere con una pulizia del dipinto in diretta, ormai lo conoscete, si trasformano le opere da quando hanno la patina che il tempo lascia, quando invece pulite assumono nuovi toni, più splendenti, con riflessi. Siamo nel Settecento, numero 11, è sostanzialmente il classico ritratto settecentesco francesizzante, per cui la moda, il gusto della moda, con la parrucca, gli uomini, pensate, Marisa abita vicino a Treviso, e lì vicino Venezia, era una delle terre d'elezione per l'eleganza, per il grande costume. E questi ritratti naturalmente alludono a quel mondo. Siamo a una cifra vantaggiosissima data la misura, quadro con cornice, al numero 11, 2800 euro, ritratto di nobiluomo del Settecento, tra l'altro vedete ha una coccarda, ha un libro, ha un costume. Marisa, gli vale la cornice? Ne vale 1500 la cornice? Con la cornice del Settecento, quello che desideri puoi portare in collezione a numero 11. Spostiamoci, visto che citavamo i collezionisti di scultura lignea, a vedere queste tre belle opere da collezione. San Rocco, scultura policroma. Cioè, c'è molto interesse su varie opere. È la serata del tutto sotto i 3000 euro, pagabili come desiderate. Io trovo sciccosissimo anche lo stemma sopra, del 600. Possiamo mettere anche i vostri nomi, possiamo personalizzarli per un regalo. Pensate che bello questo regalo. Sareste gli unici in assoluto a regalare uno stemma del 600 con cherubino, tra l'altro affascinante la bocca socchiusa, lo sguardo, la cornice, la voluta, e magari personalizzarlo. Una sciccheria del 600, raro, ha ancora le scritte, vedete, dorate sul fondo di questo scudo. Siamo in diretta, la richiesta economica per il fregio con testa di putto e cartiglio è di 1200 euro, nemmeno se doveste farlo realizzare oggi vi costerebbe 1200 euro, da un valido intagliatore. Pensate il lavoro. E noi abbiamo la fortuna di presentarvi queste opere per arricchire le vostre collezioni, per dare al vostro patrimonio
un significato artistico, estetico, perché naturalmente le opere, per esempio questi due candelieri in bronzo dorato, non solo costituiscono dei cherubini con il loro pilastrino di gusto tardo impero, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, ma poi potete anche personalizzarli come abbiamo fatto noi con due abat-jour, per cui funziona anche diciamo la luminiere. Io direi a questo punto, Dario, di fare una breve pausa musicale sulla pittura religiosa, dalla quale ripartiremo. Per cui Paolo, lasciati i due bronzi, i due cherubini in bronzo dorato, che misurano, lo ricordo per gli amici, Dario, qui non li abbiamo, allora vado a misurarli subito, visto che erano stati richiesti prima. Poi potete anche togliere, naturalmente, se lo desiderate, la struttura elettrica, ma sono sui 50 centimetri. Guardate che bella anche tutta l'ala. Vengono da una villa ligure, li ho presi io ad Alassio, con la loro luminiere. Salutiamo Gabriele e Sergio, che avranno il piacere di vedere personalizzato il tutto che hanno confermato qualche settimana fa con l'illuminazione. Per quanto concerne i due putti in bronzo, la richiesta è di 1800 euro. 1800 euro, 900 cada uno. Oggetti che danno un significato unico alla vostra casa. Tra l'altro in questi giorni sia io che Dario, in questi mesi meglio, e anche l'architetto, stiamo realizzando le case, sappiamo quali sono i costi dei materiali, dei pavimenti, degli imbianchini, di tutto. Voi qui avete arredi che però mantengono il valore per sempre, e quando siete stanchi a queste cifre naturalmente avete l'opportunità poi di rientrare del capitale dopo averne goduto a lungo della piacevolezza. Dario, direi di mandare una bella introduzione musicale in modo da ripartire con la pittura religiosa.
E allora ripartiamo da questo Cristo al numero 9 su rame, dipinto olio su rame, ambito di Palma il Giovane, i giudei tentano di lapidare Cristo. Signori, pensate solo alla misura, perché stiamo parlando di un rame che con cornice arriva a 64x53. Lo faccio vedere all'amica Marisa che ci segue appunto dal Veneto, perché l'ambito è proprio quello della pittura veneta di fine 5, inizio 6. Ancora più precisamente si può naturalmente circoscrivere a quel grande, all'ambito di quel grande maestro Palma il Giovane, Palma Negretti detto Palma il Giovane, che ha nel morbido linearismo, nei rimandi coloristici, nei fondali architettonici, tutti gli elementi tipici della pittura veneta. Andrebbe volendo anche leggermente pulito. Guardate che rame. E vedete il linguaggio di Palma il Giovane è sempre giocato su questi passaggi tonali chiaroscuri, quadro per intenditori, era uno degli interpreti della tradizione cinquecentesca, soprattutto tizianesca e tintorettesca, accresciutasi poi a contatto della cultura romana. Era stato 4 anni a Roma e da lì aveva tratto molti spunti. Direi affascinante anche la cornice d'epoca con la sua taccaglia. Signori, è un rame, cioè, non era metto 15x20, Poi, al numero 8, faccio rivedere questo gioiellino della seconda metà del Settecento, quindi tra fine 7, 1770-80, massimo 1810, direi prima decade, San Giovanni Evangelista, bozzetto preparatorio. Dario, rimandiamo dalla regia ai riferimenti per un pennacchio. Cos'è il pennacchio? Quella parte della... si trova assolutamente sotto la cupola del tamburo, dove venivano inseriti spesso, tra i vari motivi decorativi, proprio i quattro evangelisti. E qui siamo con San Giovanni Evangelista, che è colui che è facilmente riconoscibile dalla fluente chioma, dall'aspetto quasi femmineo. Qui lo vediamo confrontato senza alcuna caduta di qualità, di livello qualitativo, con maestri quali Francesco Cornelliani, che vediamo nella prima immagine di riferimento, poi Federico Ferrario, Carlo Innocenzo Carloni e Francesco Monti, che sono tra i maggiori interpreti della seconda metà del Settecento, proprio di questa pittura che ha rimandi tanto al classicismo quanto alla cultura, specie con Cornelliani, ricordo di ascendenza ancora parmigianesca. Chiesa di San Gervasio. Perfetto, allora andiamo tutta la carrellata di questi quattro grandi interpreti del Settecento lombardo, vedete nel gusto tipico del rococò, per cui la scultura, l'architettura, in questo caso la scultura con questi stucchi, queste conchiglie, e la pittura che diventano tutte partecipe di un unico concetto estetico, che nel nostro bozzetto a sinistra, amici, che sicuramente da mettere in relazione ad un fresco, chissà se ancora esistente o invece magari con il passare del tempo, sapete, molte chiese sono state dismesse, distrutte, private dei loro decori, non più esistente. Però qui potrebbe essere un prezioso documento al numero 8 a 2200 euro. Davvero è un gioiellino, spero si veda bene. E lo vedete, questo San Giovanni Evangelista sotto l'aquilotto, suo attributo, sospeso tra queste glorie di cherubini nell'alto dei cieli, con, vedete, gli occhi rivolti verso l'alto, proprio per immergersi in questa ispirazione, che possiamo dire, amici telespettatori, di carattere divino. Molto interesse. Molto interesse. Novità proviene da una collezione dove abbiamo acquisito ben due precedenti sipari, per cui quadro di nobile origine.
Io spero si veda bene, naturalmente, perché percepirne la bellezza televisivamente, specie su determinati dipinti nei quali prevale il pittoricismo rispetto all'aspetto disegnativo, non è così facile. Vi posso garantire, qui abbiamo, guarda Marisa che belli, questi due angioletti che si baciano. Guardate questo colpo di tenerezza. Un altro cupido, un altro angioletto con una fiaccola accesa. E qui rimane quasi indefinita, vaporosa la pittura dello sfondo. Mentre più analitica diventa l'aquilotto, diventa, io questo lo trovo geniale, questo putto di spalle, poggiato quasi in equilibrio, vedete, su una nuvola, in parte contenuta dentro il profilo architettonico del pennacchio, in parte invece, così come accadeva, basti pensare alla chiesa del Gesù a Roma, la grande decorazione barocca proprio di un pittore di origine lombarda, Andrea Pozzo, dove, vedete, la parte pittorica fuoriesce dall'architettura. È in prima tela, il telaio originale, la cornice l'abbiamo realizzata in stile. A vostra cortese attenzione, scuola lombarda del Settecento, gioiellino. Questo è un quadro che davvero consiglio agli amici, fidatevi, davvero è un gioiellino, XVIII secolo, bisognerebbe solo avere il tempo di studiarne la paternità, ma come vi dicevo, pittura antica vuol dire naturalmente qualità, vuol dire storia, vuol dire bellezza. Spostiamoci dall'altra parte del nostro set per introdurvi al percorso differente. Allora, il numero 15, molto interessante anche questo Cristo e la Samaritana al pozzo, quadro del 600, scuola centro italiana, eccolo qua, che ci introduce al discorso relativo al paesaggio. In questo caso paesaggio che diventa ambientazione per il soggetto religioso, che vedete in primo piano, con dei brani di naturalismo molto evidenti, dal cagnolino che quieto osserva l'incontro tra Cristo e la Samaritana al pozzo, non sto naturalmente a dilungarvi nell'iconografia, siamo nel XVII secolo, scuola centro italiana, a niente, a 2.800 euro. A fianco, altro dipinto che davvero vi sottolineo, al numero 16, è questo arco di Giano Dario, abbiamo delle immagini di riferimento. Qui introduciamo invece la tematica paesaggistica in relazione al tema del Grand Tour, abbiamo avuto grande successo, domani saremo in consegna proprio a Roma con quella magnifica architettura che si trova qui Paniniana. Ecco, questo è il concetto del rudere, l'arco di Giano in questo caso, che porta con sé il senso del tempo, e allora le nicchie si sono svuotate di quelle sculture che certamente ne ornavano l'alzata, vedete il fornice centrale, addirittura l'alternarsi della pietra ai mattoni grezzi. E poi il senso ineluttabile del passare del tempo, della fine di una civiltà, documentato anche da questi arbusti, da questa natura che quasi ne soverchia l'eterna bellezza. E il primo piano diventa non più scenario di passaggio per imperatori, per cortei trionfali, ma pascolo per le greggi, per cui il tema arcadico della pastorale, che tanti artisti, fra tutti Nicholas Berkham, del quale l'artista che vi stiamo presentando certamente deve aver tratto spunti, è un suo seguace, e che vi proponiamo, guardate il naturalismo di questa scena, la pastorale, la classica figura del pastore che munge, la donna con bambino, e poi le capre, così con gusto veloce e rapido, descritto con attenzione. Andiamo con i riferimenti della regia, proprio a vedere una stampa piranesiana che documenta questo prevalere dell'elemento
vegetale, anche da lei che ha scavato, vede la terra arriva ad un livello superiore a quello che doveva essere in passato il basamento dell'arco. Per cui chi è stato a osservare i ruderi della Roma antica certamente percepirà anche questo concetto. Salutiamo anche gli amici che ci seguono in streaming, salutiamo la collezionista di Roma, signora Natalia, buonasera, che ha proprio casa vicino al Campidoglio, laddove appunto si trovava una delle parti della città antica, sotto via tutto il magnifico foro. Ci sono stato 15 giorni fa, proprio tra l'anfiteatro Flavio e il Circo Massimo, ad osservare queste bellezze. Per cui, qualora vi mancasse in collezione un bel capriccio del Settecento romano, tra l'altro qui vedete abbiamo anche conservato quella che era la descrizione dei rilievi con delle figure togate. Torniamo in diretta, Dario. Grazie. Allora vada con gli altri. Andiamo con gli altri. Questo è Nicolas Berken, proprio per capire questo concetto della pastorale associata al discorso dei ruderi. Perfetto. Poi, al numero 18, ripercorriamo il viaggio che un viandante, un viaggiatore, un artista, un nobile del 6, del 7, dell'Ottocento avrebbe potuto percorrere scendendo dalle Alpi. Avrebbe visto le bellezze lacustri del lago di Garda, Goethe per primo ne descrive la bellezza, del Lago Maggiore. Allora, questo è un gioiellino ad olio su tela, dei colori splendenti, freschi. La pittura dell'Ottocento rappresenta non solo la quotidianità di queste venditrici che vedete proporre le proprie merci, in questo caso abbiamo delle arance, dei fiori, i copricapi tipici dell'epoca, l'asinello che ne portava le merci, poi magari quei pescatori che sulla sponda del lago sopraggiungono portando i loro prodotti. È un gioiellino per misura, per conservazione, il nostro William Raymond Domersen, firmato e datato 1885, con cornice antica, coeva dell'Ottocento. La richiesta economica per la nostra proposta con veduta del lago, di questo artista tra l'altro infirmato ed importante, perché pensate, un pittore di origine inglese, nasce intorno al 1850, documentato fino al secondo decennio del Novecento, di origini olandesi, padre era proprio specializzato nel paesaggio, e tipici sono i suoi scorci, inglesi, olandesi e poi italiani, dove dipinse visitando dal vero le aree del Veneto, i Canal Grandi di Venezia e i laghi. Probabilmente ciò che stiamo osservando è l'incantato villaggio di Bellaggio, che egualmente Domersen dipinge in un'altra tela conservata al Cultural Metropolitan Broad Council. Molto spesso Domersen ha proprio questo taglio ravvicinato di un vicolo cittadino che si apre sullo sfondo, quasi partecipassimo noi stessi alla veduta da quel balcone e da quella ringhiera dove abbiamo un personaggio di spalle verso il fascino del lago. Signori, è davvero molto intrigante questo soggetto, per il suo verismo, per la sua intensa luminosità che riverbera sulle facciate, soprattutto quella di destra chiara, mentre quella di sinistra, dove abbiamo anche un pergolato ed alcune figure che lo animano, è lasciata in una zona d'ombra. La richiesta economica per quest'opera, che potrebbe essere anche oggetto di un regalo da parte vostra, continuo a ripeterlo, regalare arte vuol dire farsi ricordare per sempre, vuol dire fornire a degli amici degli oggetti di unico ed irripetibile valore, non vi sono altre opere simili?
Guardate, più lo guardo, più me ne sto innamorando. A 1.800 euro. Solo la cornice vale 700-800 euro. Stai pagando 1.000 euro l'olio su tela di un pittore del XIX secolo, firmato e datato 1885. Siamo in diretta. Proseguiamo poi naturalmente vedendo anche le altre... Poi torniamo, finiamo con il Grand Tour, Venezia, Piazza San Marco, questo acquarello, firmato in basso, probabilmente Zifoli è la scritta, 900 euro. Poi proprio non vi capisco sul Riva, al numero 20, è 1.400 euro. E vedete, stiamo percorrendo quello che era il sogno di un viaggiatore, dai laghi alpini, Venezia naturalmente, Milano, e poi si scendeva Firenze, Roma e la Sicilia e la costiera napoletana, che conclude il nostro percorso numero 21 a 1.400 euro con l'opera datata 1898 che abbiamo modo di vedere, Aurora. Siamo in diretta. E vendere e naturalmente circondarsi di bellezza vuol dire documentare il nostro passato. Diamo una lettura di queste opere in relazione alla storia. Qui abbiamo naturalmente il vedutismo, vedutismo che costituiva, specie legandosi al tema del Grand Tour, un documento delle bellezze che rendevano e che rendono e che renderanno unica la nostra meravigliosa Italia. Per cui una collezione anche documentare le nostre città attraverso dei dipinti può essere un percorso, può essere un filone collezionistico. Cifre che vi ricordo possono essere anche dilatate lungo 12 mesi a tasso zero, senza alcun interesse da parte vostra. I 1.200 euro sono, 1.000 euro sono 100 euro al mese. Guarda cos'è di bello questo oggettino. Guarda. Questo marmo del XIX secolo, marmo zuccherino, una novità assoluta, soggetto di rarità assoluta appunto. Mai visto, Dario, un nido dove il volatile con i pulcini appare con grande naturalismo. Ecco, questo è un altro concetto relativo all'estetica ottocentesca. Il naturalismo, il verismo, la narrazione, l'abbiamo visto con le figure, ma lo vediamo anche in questo particolarissimo oggetto. Guardate solo la lavorazione del marmo, marmo zuccherino. Lo puoi mettere su una colonnina, lo puoi mettere in un oggetto. Io lo trovo magnifico. Sabato andremo in consegna di una cacciagione ad una nuova collezionista. 1.300 euro. Sfizioso soggetto particolare. Anche qui lo paghi come desideri. La collezione di avori. Passiamo ai mobili, agli arredi, perché non ne abbiamo ancora parlato. Allora, a 3.000 euro, costava tutt'altra cifra, l'abbiamo veramente posizionato su questo segmento economico per farvi un regalo. Voi sapete tutti i costi degli arredi. È un 4 cassette, probabilmente di area piacentina, con le sue cornici, scusate, con le sue serrature antiche, mosso sul fronte, intarsiato con questo motivo tipicamente settecentesco, e qui siamo nel Luigi XV, per cui è uno stile di transizione tra il mobile ancora di stampo barocco Luigi XIV, dove le volute sono più ampie, e invece il neoclassico, che con il Luigi XVI arriverà al piede tronco piramidale, ad una struttura geometrizzante. È intarsiato sul fronte con i motivi tipici del neoclassicismo. Vedete queste rosette,
questa greca che si gira, questa era tipica della scuola di Ornato, che nelle accademie, perché siamo nel Settecento, proponevano questa cattedra, la cattedra di paesaggio, di architettura, di disegno, di nudo e di ornato. L'ornato era sostanzialmente la decorazione, che poteva essere nelle architetture, nei palazzi, negli arredi stessi. E anche intarsiato sul fianco, con un motivo a trompe-l'œil, mobile, signori, a 3.000 euro del Settecento, lombardo, ottimo lo stato di conservazione, intarsiato sul fronte, mosso, sui fianchi con questi motivi a nastrino, sul piano, sotto la collezione degli Avori, e sulla smussatura, che è un'altra peculiarità che conferisce leggerezza all'arredo. Siamo comunque nel Settecento. Luigi XV, a mio avviso, è lo stile più elegante, lo vedete? Smussa il fianco con il fronte. Signori, a 3.000 euro non fatemelo portare lontano, perché... Ma nemmeno un mobiletto nuovo che dovreste buttare via dopo qualche anno. 3.000 euro te lo godi, Dario, mi fa la cortesia. 20 anni, il solito discorso, 365 per 20, e poi vediamo il dividendo estetico di 3.000 euro in 20 anni. Saranno un euro. 7.300 i 20 anni diviso 3.000 euro. Ta 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 tac. 2.43. Non è possibile. Allora 365 sono i giorni in un anno. Per 20 quanti è? 7.300 giorni. Ok, dividiamo 3.000 euro per 7.365. Ha detto 50 centesimi. 0, bravo Paolo. 0,40. Per 20 anni paghi 40 centesimi, due monetine da 20 centesimi, il nostro arredo. Poi Dario, non è che tra 20 anni vale zero. Se proprio ci fosse la sciagura, la fine del mondo, la contrazione, l'inflazione, che dove tutto non vale niente, almeno 1.500 euro li prende ancora. Nello scenario più nero, cosa... Noi siamo invece ottimisti e positivi, è il sale della vita, per cui vediamo bene. Oltretutto è il momento clou, per cui anche dal punto di vista bravo finanziario è il momento speculativo per gli arredi. Qualora tra 20 anni lo pagassi la metà, ti costerebbe 20 centesimi al giorno. E ti sei goduto un mobile del Settecento, hai arredato a casa, con gusto, con un arredo che hai solo tu. L'unica ragione del perché tu non ci debba chiamare è che ti manchi la parete. Questa è l'unica ragione. In una casa secondaria, in una casa al lago, state dando i vostri soldi un significato estetico, economico, finanziario e, lo ripeto, di grande gusto. A 3.000 euro. Poi abbiamo anche il comò, perché ho voluto lasciarvi due epoche. L'eleganza del Settecento, intarsiata, decorativa, e dall'altro canto, dall'altro lato dello studio, scusate, l'arredo del Seicento, 4008. Qui siamo 100 anni prima, è un arredo che ha 400 anni. Comò, bergamasco del Seicento, dove non compare più l'intarsio, che è tipico del Settecento, ma prevale l'intaglio. E allora lo vedi nel sottopiano con il dentello, lo vedi nel becco di civetta, nei tre pannelli radicati, perché al centro hanno la radica, nella bocchetta trasversale d'ario, che per non interrompere il pannello, al centro viene collocata orizzontalmente. È inutile che vi dica che erano arredi che 20 anni fa, 15 anni fa, erano impensabili queste cifre. E allora mi direte, ma perché costano così poco oro? Per tutta una serie di ragioni, perché anche nel mercato dell'arte, come in tutto ciò che si lega al passare del tempo e alle evoluzioni dei tempi, la moda detta legge. E ora questi arredi sono fuori moda, ma siccome sono magnifici, non mangiano e non si consumano, fondamentale, non dovete mantenerli o con il passare del tempo
deperiscono, anzi aumentano il loro valore. È proprio questo il momento di investire nei mobili belli, veri, antichi. Le azioni si comprano quando sono basse, non quando torneranno a costare i 10-12 mila euro. Oggi i nostri giovani sono rivolti ad arredi minimalisti, alle pareti vuote, fredde, tutte uguali, al nulla. Quando capiranno il calore degli arredi antichi, la loro storia, la loro manifattura, quanto di lavoro vi sia dietro un arredo del genere, naturalmente realizzato tutto a mano, intagliato, radicato, con le maniglie realizzate in bronzo, queste opere non avranno più un prezzo, ritorneranno a valere ben altre cifre. Approfittatene prima che tutto riparta. E tutto riparterà presto, anche perché Dario è cambiata la legislatura da dicembre. Lo sa meglio di me. Sì, sì, sì. Secondo. Federico, scusi, mi interrompo. Ci interessa per il numero 2, va bene. La struttura. Andiamoci. Vedete, questo è, tra l'altro, della, si vede che, vedete, tanto è bello, tante volte Dario è bello, perché parlando di un oggetto, nel nostro pubblico si muove un ragionamento più volte emotivo, inconscio. Stiamo parlando del 600 e andiamo su un manifatto in legno del 600. Non è un arredo, ma è una scultura. Questo bel Cristo, che noi abbiamo lasciato così come il tempo ci ha documentato. Potevamo integrare, e si potrebbe farlo, il piede, ma non ha senso. La scultura lignea è affascinante anche con le sue mancanze. Quando andiamo in un museo archeologico, vediamo i busti senza testa, senza braccia, eppure non pensiamo a un loro restauro, una loro integrazione. Al limite è un restauro conservativo. E questo è un Cristo che evidenzia tutte le peculiarità della scultura lignea seicentesca. Il dramma del crocefisso, il perizoma mosso, le tracce di policromia del sangue, il costato trafitto dalla spada di Longino, che appunto aveva colpito Cristo nel costato per verificarne la morte. E poi guardate quei brani di naturalismo nelle braccia, nella corona del nostro Signore, le vene. Scultura in legno del 600. Potreste metterlo su un supporto in plexiglass, potreste poi personalizzare, noi l'abbiamo messo a parete visto che ci sta tranquillamente, a 1800 euro. Scultura lignea intagliata e dorata. A 1800 euro la richiesta. Siamo in diretta. Molti sono i collezionisti che ci seguono di Cristi. Lo paghi come vuoi. Allora, diamo le misure nuovamente. Vuole le braccia o la... Tutte e due. Allora, andiamo a vedere altezza massima, braccio, piede. Parliamo, Dario, dei 73 centimetri, mentre invece l'estensione, larghezza massima, 60. 73 per 60. Siamo in diretta, è lo special price, tutto calmierato sotto i 3.000 euro, solo il mercoledì sera, solo l'ultimo mercoledì del mese. Non rischiate poi di perdere queste opere, perché difficilmente torneranno ad essere presentate. L'opera è in conferma a Pesaro. Andiamo nelle Marche, salutiamo tutti gli amici delle Marche, salutiamo anche la signora Cinzia, che da un po' che non sento, che si trova a Sinigallia, collezionista, altri amici appunto dell'area di Senigallia, avevo anche una famiglia di collezionisti che avevano delle bellissime sculture lignee da un po' che non sento. Allora, io credo, Dario, ci siano anche molti problemi con stream, con il digitale, perché stanno riformulando le frequenze. Chiaro, chi ci vedesse in streaming e desiderasse saperne di più, ci chiami tranquillamente, noi ogni mattina siamo operativi dalle 9 sino alle ore 19,
per cui chiamateci quando volete, bisognerà sintonizzare il canale. Sky non ha problemi, internet anche. Allora, andiamo a vedere anche questa Madonnina del 600 con un bel basamento moderno in legno che la valorizza. Scultura lignea, policroma, vergine col bambino, a tutto tondo, che consente anche di, vedete, percepire, pensate, la 691esima opera acquistata nel 2000. Guardate che belli passaggi, tra il legno, le sue venature, la preparazione in gesso, che serviva per creare una sorta di superficie piana, andando a piallare le rugosità del legno, chiuderne gli incavi, le nodosità, e soprattutto creare il substrato sul quale venivano poi dipinti i pigmenti, che ancora si intravedono. E spesso accade, come in questo caso, questo è un evidente esempio, di sovrapposizione d'ario di pigmenti. Perché? Perché le sculture lignee venivano più volte, data anche la loro, in questo caso si tratta di devozione domestica, funzione devozionale, ridipinte per naturalmente agevolare la loro lettura da parte dei fedeli. Ma sai che c'era un bel documento, adesso devo poi ritrovarlo, c'erano delle fotografie in bianco e nero di alcuni conventi dove le suore con enormi crocifissi deposti in diagonale sulle scale li lavavano con secchiellate d'acqua, sì, e gomme sì, d'acqua. È vero, è vero, i religiosi non conoscevano magari sì. I capolavori, allora capitavo con la scopa. Pulivano i dipinti. Sarebbe bello mandare queste immagini aneddotiche. Noi invece, e voi che grazie al cielo ormai avete una cultura rispetto alle opere d'arte antiche, mi auguro non utilizziate gli stessi sistemi di restauro e di conservazione. A 1800 euro, per cui se vi mancasse in collezione una Madonna col bambino del 600, tra l'altro con una conservazione eccezionale. Guardate anche il naturalismo del volto del bambino Gesù e quello della Vergine a lui rivolta. E poi tracce di policromia nella descrizione della veste, a 1800 euro. Andiamo a vedere anche San Giovanni Battista con l'agnello, scultura del 600, probabilmente d'area spagnola, perché? Perché ha una elaborata descrizione policroma tanto dell'interno della veste, con questi motivi floreali magnifici, tanto nella resa del vello, che è appunto questo abito che il Battista indossava nel deserto. E poi ritorna l'agnello, abbiamo già all'amico di Modena, proprio all'inizio della trasmissione, confermato un San Giovannino, questo invece è San Giovanni Battista, diciamo da adulto, magnifica la resa. Questa Marisa, tu che hai anche delle belle sculture, un'opera da comprare. Consideratene anche la misura. Che è di 67 centimetri. Doratura, guarda che bella doratura d'ario col cretto giusto, a 2400 euro. Tra l'altro sono queste sculture dorate, policrome, ben illuminabili. Chissà se la signora di Modena che ci aveva chiesto la cera fosse ancora il nostro seguito, la salutiamo. Aveva preso la signora dei due rami? Belli, complimenti. Signora, messo sopra il letto, ci credo. Questa era stata attribuita a Hardy, abbiamo invece una nuova attribuzione, abbiamo fatto le comparazioni. Te la faccio vedere. Noi abbiamo una collezione. Tra l'altro, guardi, sono stati oggi Dario dei dealer di una nota cassa d'asta internazionale, vogliono tutte le nostre cere, perché vogliono fare la raccolta delle cere. Salutiamo l'amico che segue proprio gli acquisti. Sono oggetti da Wunderkammer, che anch'essi, come tutti i manufatti artistici, evidenziano il gusto di un'epoca. Per cui qui vedete il gusto settecentesco, l'omaggio di questo nobilduomo con una moneta, alla fanciulla che è un po' ritrosa, con una elaborata capigliatura, pare invece non accettare queste avance. Le cere, che ricordiamo nascono fin dal mondo antico, spesso con l'intento rappresentativo di documenti
delle fattezze visive dei personaggi, le maschere in cera in primis, evidenziano anche un'attenta analisi dei particolari. Guardate il naso, molto molto naturalistici. Tra l'altro ha una bella teca, una bella cornicetta. Dario, la richiesta è super vantaggiosa, me lo ricordo, perché l'abbiamo... Questa è una cera da 4,5? 2.800 euro intatta, tedesca del 700 a 2.800 euro, a 2.004. Pagabili come desiderate, questo è un altro vantaggio che avete, lo ripeto. Invece alla mia sinistra, in questo viaggio, noi abbiamo ancora incontrato un altro mondo, che contempla due linguaggi, quello di carattere bizantineggiante, che da Bisanzio arrivava fino alla Grecia, detto dalmata cretese, mondo dal quale proviene per esempio il greco Domenico Theotopoulos, questo genio del Cinquecento, che partendo da Creta, Venezia, Roma e poi Madrid, risulta un astro insuperato dalla pittura manierista, con addirittura dei tratti di grande modernità. Questa è la componente orientaleggiante che si vede nella nostra tavola, questa tempera su tavola del Cinquecento, dove la raffigurazione è quella relativa, entriamo pure nel dipinto, Paolo, del Golgota, della crocifissione, realizzata però secondo questo gusto estremamente delicato nei colori, colori simbolici, vedete il cielo è rosa e oro, con i fondi oreo bizantini. E poi questo linearismo tipico della pittura bizantina, vedete le figure definite più dal contorno che dal volume. Ma poi l'altra componente è quella veneta. Nelle espressioni delle raffigurazioni dei personaggi che comunque evidenziano, vedete, atteggiamenti, sentimenti. Basti pensare il confronto tra il Cristo in croce, abbiamo visto prima il crocifisso che avete confermato, e i due ladroni. Tra l'altro, così espressivi, vedete anche nelle loro possenze. In un linguaggio anticlassico, vedete, qui non è ricercata l'anatomia, è manierista quest'opera. Su tavola, tempera su tavola del Cinquecento, tavola ad asse unica, San Giovanni, Cristo, le Tre Marie, la Maddalena. Bella la misura, cretto finissimo. La richiesta economica per il dipinto che vi stiamo presentando del Cinquecento, che qualora anche in questo caso non aveste in collezione, al numero 7 è la serata giusta per confermarla, a 2.400 euro. Guardate i tratti, il sangue del Cristo che sgorga dalla fronte del Redentore, dal costato e che scivola sul corpo. 2.4. Sempre cinquecentesco è invece il numero 10, una novità assoluta della serata. Questo Cristo nell'orto del Getsemani, che riceve, vedete, il calice di vino, nel doppio senso della parola. Calice che Cristo offre al Figlio per la redenzione, ma che egualmente contiene il vino, che poi è il vino della passione, il sangue, che Cristo versa per la salvezza. I tre evangelisti sono addormentati, siamo nella notte prima della passione, uno dei brani più toccanti del Vangelo, tanto nelle parole di Luca, tanto in quelle di Matteo, che ricorda le parole di Cristo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Opera che misura 80x65, di cultura cinquecentesca, tardo cinquecentesca, manierista,
con influenze michelangiolesche, Michelangelo Assistina, raffaellesche, Raffaello della Trasfigurazione, che tanto abbiamo visto accostarsi a modelli che vanno da Marcello Venusti a Girolamo da Carpi, Taddeo Zuccari, Giulio Campi e tanti altri artisti. Opera che presentiamo a 3.000 euro. Signori, manca pochissimo, ringrazio tutti coloro che hanno confermato a partire dal Cristo, dal San Sebastiano, dal bellissimo San Giovannino, la natura morta, il vetro. D'altro canto, questa è l'opportunità che vi diamo una volta al mese per avvicinarvi, attraverso anche gli strumenti personalizzati dei pagamenti, all'arte antica, che è bellezza, che è storia, che è stile, che è passione, che è godimento estetico dal punto di vista emotivo, sensoriale, ma anche intellettuale. Dario, manca pochissimo, buonasera, bentornato. Solo prezzo delle opere, sì. Una panoramica. Le poche che sono rimaste. 7-8 minuti. Bene. Di ciò che è rimasto, giustamente. Parete vuota. Al numero 1, 18 secolo, scuola veneta, Madonna con bambino e cherubini, a 2.600 euro. Al numero 3, pittore fiorentino d'inizio 800, a 2.400 euro. Abbiamo poi la scultura Madonna con bambino del XVIII secolo, legno, a 1.800 euro. Al numero 5, San Giuseppe con bambino, scuola bolognese del XVII secolo, a 2.800 euro. San Sebastiano, al numero 6, scuola lombarda, olio su tela, a 2.400 euro. In scultura lignea, San Giovanni Battista, XVII secolo, legno policromo, 2.400 euro. La nostra cera di Rauschner, 34x47, a 2.800 euro. Al numero 7, del 1500, scuola veneto-cretese, tempera su tavola, 2.400 euro. Al di sopra, fregio con testa di putto e cartiglio del 1600, a 1.200 euro. Statua di San Rocco del 1600, 30 cm di altezza, a 1.600 euro. Al di sopra, al numero 8, scuola lombarda, a fine del 1700, studio per pennacchio della cupola con San Giovanni Evangelista, a 2.200 euro. Al numero 9, scuola veneta del XVII secolo, lapidazione di Cristo, a 2.400 euro. Cimasa con Cristo in legno di noce, siamo nell'area lombarda, inizio del XVII secolo, anche questo, a 2.400 euro. Al numero 10, Cristo nell'orto degli ulivi, XVII secolo, olio su tela, a 3.000 euro. Caccia al leone, da un'opera di Carlo Brighenti, siamo nel 1800, olio su tela, a 4.500 euro nella nostra zona del sipario domenicale. Al numero 11, XVII secolo, ritratto di nobiluomo, olio su tela, a 2.800 euro. Natura morta con vaso di fiori, siamo nella cerchia di Michele Antonio Rapus, a 3.000 euro. Poi il nostro angolo degli avori. Abbiamo le 5 statue Kuan Yin del 1800, 19 cm di altezza, a 500 euro l'una, mentre la costruzione, il gruppo centrale, è raffigurante saggio con bambino, sempre del 1800, avorio cinese, a 1.300 euro. Andiamo oltre, col nostro nido con uccellini, in marmo bianco Zuccherini, 26x16, a 1.000 euro. Al numero 15, Cristo e la Samaritana al Pozzo, olio su tela, a 2.800 euro. Al numero 16, cerchia di Nicolas Berken, Harlem, paesaggio romano con arco di Gione figure, a 2.800 euro. Il tavolino, XX secolo, a 1.200 euro, al centro, al di sotto delle due tele,
ripeto, 1200 euro. Al numero 18, William Raymond Domersen, veduta costiera, con personaggi firmato e datato 1885 a 1800 euro. Al di sotto, una colonna in legno a 1200 euro. Siamo nel 1800, ovviamente la colonna si può aprire e reca all'interno dei ripiani. Ecco, Paolino, fai vedere anche, forse non l'abbiamo ancora aperta di questa sera, ripeto, a 1200 euro. Al numero 19, Giuseppe Amadio Riva, veduta del Naviglio con il Duomo, a 1400 euro. Ah no, Piazzetta San Marco, hai ragione. Piazzetta San Marco, XX secolo, acquerello, a 900 euro. Poi il nostro Giuseppe Amadio Riva, veduta del Naviglio con il Duomo, olio su tela, a 1400 euro. E al 21... ultimo nella nostra panoramica, veduta marina con pescatori, olio su tela, 62x104 a 1400 euro, firmato e datato a Afaros 1898. Bene, i telefoni continuano a suonare. Beh, non l'hai mai detto, sai Paolino, l'altra volta, fine a 30 secondi dalla chiusura, sono squillato il telefono, poi abbiamo concluso l'ultima vendita fuori trasmissione. E è normale, è il bello poi della diretta, e quindi insomma noi siamo qua, poi è normale, come diciamo sempre, poi nei giorni dopo poi le trattative continuano, gente chiama, gente che ci guarda anche in streaming, siamo coscienti anche dei problemi non da poco purtroppo che in questi giorni abbiamo, nelle ultime due o tre settimane abbiamo sul nostro canale, in quanto stanno cambiando le frequenze e risintonizzando tutto, quindi talvolta non si vede. Risintonizzando, questo lo dico a chi ci sta guardando in streaming perché non vede più il canale, dovrebbe andare tutto a posto, quindi fate la risintonizzazione di tutto, appunto, tramite il decoder o della tele se è già incorporato, e dovrebbe tornare a vedersi. Diversamente, in questi casi, visto che appunto stanno risintonizzando tutti i canali, talvolta è necessario proprio spostare l'antenna e chiamare un antennista, quindi bisogna vedere. Io mi auguro insomma che gran parte dell'Italia sia raggiunta dai nostri segnali. Le cose so che stanno migliorando, quindi insomma vediamo e speriamo. Mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, esatto 12 minuti, quindi chiederei, sì, il mercoledì, Paolino dice poco, sì, il mercoledì vola, poi appunto, ancora con le conferme, siete voi a fare la trasmissione, in quanto noi, certo, diciamo che okay, facciamo una breve scaletta di come dovrebbe andare la trasmissione, poi siete sempre voi a farla, lasciamo vuoto da un punto in avanti, in quanto sappiamo sempre poi Dario, il signor richieste. Roberto, sì? Dario, mi scusi, il signor Roberto da Genova conferma il San Sebastianino al numero 6. Oh, bene, 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 bene. Ecco, è bello anche, durante le panoramiche diamo anche modo alle persone di prendere fiato, di vedere, di parlare, discutere, ovviamente nelle opere in famiglia bisogna anche discutere, parlare con moglie, figli e quant'altro, è giusto così. Complimenti, altra opera che questa sera va in conferma, grazie ancora. Federico, a questo punto, visto le conferme, io direi può entrare, chiudere, dare i saluti per questo grande mercoledì, arriviamo da una grande domenica, un grande mercoledì, io vi ringrazio. Per il numero 3. Certo, va benissimo. Allora, il numero 3, dipinto interessante per tutta la storia che, da cui è possibile ricavare i dati che vi ho poc'anzi detto. Pittore fiorentino che ha realizzato sia per lo stile questo e poi per la storia nota di questa edicola. Pittore fiorentino che è venuto a Venezia girando per i calli, ringrazio ancora la signora, non mi ricordo, signora Marisa, chi mi ha corretto prima, girando per i calli veneziani, appunto vide nell'Ottocento, inizio Ottocento, una sorta di edicola in questa, una scultura, scusate, un marmo, un rilievo all'interno di questa edicola. Cos'era? Si trattava di una grande opera, amante questo dell'arte rinascimentale, ha individuato in questa scultura la mano di Ippolito, di Antonio Rosellino.
grande scultore del 400 fiorentino. Questa scultura era stata commissionata dal doge Francesco Foscari, vissuto tra il 1349 circa e il 1440, questi sono gli anni di attività, ecco, ed era stata commissionata. Poi era stata, per una qualche strana ragione, portata a Venezia, dove qui era stata poi fissata al muro di Calle della Pietà, piuttosto stretta, quindi visibile solamente attraversandola in barca. Ha deciso di immortalare quest'opera, di segnalarla, e vista la sua importanza storico-artistica, fu sostituita poi da una copia ottocentesca, che adesso poi anche su internet, se voi andate e mettete Rosellino, Madonna, Calle della Pietà, vi esce poi quella che, tra i risultati, quella che voi state vedendo dipinta in questa edicola. Ovviamente in qualche museo a Venezia è presente l'originale, non è più presente invece l'edicola lignea, che peraltro era molto bella in quanto presentava lo stemma del doge Francesco Foscari e nel basamento invece lo stemma, il volto di un putto interamente intagliato nel legno, probabilmente legno di noce. Ora vi è la copia e racchiusa all'interno di un'edicola marmorea con un'insegna, mi pare qualcosa, dono delle poste, dei posti, qualcosa del genere. Comunque su internet potete andare a vedere. Ecco, questo veniva poi, era oggetto anche di devozione popolare, e dalla barca le persone si alzavano e mettevano, decoravano con questi festoni di fiori, probabilmente magari anche in occasione di festività o quant'altro, la suddetta edicola. Olio su tela. Adesso vi dico anche le dimensioni e il prezzo prima di passare la parola a Federico. 68x57 con la cornice a 2.400 euro. Piacevole, un documento storico, ma anche poi uno splendido dipinto, anche atto alla devozione privata in casa. Poi continua tuttora, insomma, sono molti i collezionisti di dipinti religiosi, Fabrizio ne ha acquisiti molti, Mimmo anche, quindi insomma ringraziamo, questi sono dipinti anche che hanno poi questa duplice funzione, come avevano già nel 600, nel 700, nell'800, così continuano anche oggi a svolgere questa duplice funzione, non solo decorativa, ma anche appunto di devozione privata. La pietas privata è quanto mai viva ed è una di quelle sintomatologie dell'uomo presenti da millenni e che portano avanti comunque la speranza. Detto questo, io vi ringrazio, torno ai telefoni per le ultime delucidazioni. Come sempre saremo presente in questi giorni in Ars Antiqua. Ars Antiqua 7 su 7 è sempre aperta, attiva. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo poi direttamente domenica in puntata. Siamo un po' tutti sparsi in giro per l'Italia, tornerà Francesco, poi parte Federico per le consegne. Ma questo è anche il modo per stare vicino a voi, per conoscere di persona quelli che sono i nostri clienti, un modo, un piacere rivedere gli affezionati e i vecchi clienti e l'opportunità di conoscere anche i nuovi. Grazie ancora di tutto, grazie del vostro affetto, grazie della vostra presenza. Io vi saluto, vi auguro una buona notte e lascio la parola a Federico per i saluti finali. A presto. Grazie Dario, ci vediamo domani. Grazie a Paolo, grazie soprattutto a coloro che anche questa sera sono stati con noi. Avete ancora qualche istante per non perdere le opportunità che abbiamo mostrato. Abbiamo parlato di pittura dell'Ottocento, tra l'altro tutte vedute ben precise, la costiera napoletana, il nostro laghetto di Santo Stefano dietro il Duomo, Venezia con l'acquarello e il Lago Maggiore al numero 18.
poi le due opere a parete 600 e 700, l'Arco di Giano, Cristo e la Samaritana, gli arredi, i signori proposti a cifre irripetibili, 3.000 euro questo Comò Luigi XV, davvero vi affascinerà per l'impianto architettonico mosso, per gli intarsi, tra l'altro abbiamo un'immagine, un leone qui sul nostro piano, dove si trova anche questa bella collezione di avori. Potete dividere le figure femminili, 500 euro cada una, oppure la figura con il saggio e il bambino. La natura morta del Settecento, di area piemontese, di area rapussiana, il nostro ritratto, tutte opere davvero che tra l'altro poteste acquisire per pensare poi anche una loro messa in vendita tra qualche anno a cifre vantaggiosissime. Qui vi ho fatto vedere i riferimenti a Venusti, a Giulio Campi, a Girolamo da Carpi, a Federico Taddeo Zucchero, insomma tutta la cultura di secondo Cinquecento a 3.000 euro. Cristo nell'orto del Getsemani, dovremmo fermare e finire la cornice. Come molto interessante è stato anche presentarvi questo trittico di dipinti, tra l'altro su tavola, su tela e su rame, tre diversi substrati. Questi signori è una parete di gioiellini che vanno dal 500 al 700 al 500 e al 500, 3.000 e poco meno le altre proposte, dilazionabili come volete, avete ancora pochi istanti per chiamarci in diretta e per scegliere una di queste opere che avrete domani, dopodomani, tra 10, tra 20, tra 30 anni, per l'eternità nella vostra collezione, ai vostri figli e ai vostri amici. Investire in arte vuol dire dare ai vostri denari un senso estetico, vuol dire dare, quando le opere sono giuste, pagate giuste, ben conservate, un valore che dura nel tempo. Non sono oggetto di speculazioni finanziarie date dal mercato, da stratagemmi mercantili, e sono giunti a noi dal tempo passato attraverso altri collezionisti che, come voi e prima di voi, ne hanno preso cura e ne hanno goduto della bellezza. Il Comò bergamasco a 4,8 del 600 è sostanzialmente il parallelo un secolo prima dell'altro Comò, sempre quattro cassetti. Qui prevale il gusto dell'intaglio sull'intarsio. Venerdì saremo in consegna in Emilia, saremo domani a Roma, in Toscana probabilmente lunedì e martedì. Sono molti amici che stanno finendo e definendo le conferme. Domani avremo numerosi collezionisti che verranno qui, sarà una giornata campale, anche colleghi, perché a queste cifre, capite, anche colleghi giustamente possono acquisire d'Ars Antiqua. Dario, ci vediamo domenica con i telespettatori, come sempre dalle 17 alle 21, canali 126 del digitale, 821 di Sky. www.arsantiquasrl.com è il nostro sito da seguire, il nostro sito da verificare quotidianamente. Tra l'altro ricordo che noi prima di voi acquistiamo, per cui coloro aveste anche opere da proporci, siate i benvenuti nella nostra casella email o nel nostro numero di WhatsApp. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona notte, ringraziarvi per averci seguito e darvi un arrivederci a domenica prossima. Grazie a tutti da Ars Antiqua e Federico Bulgarini.